A 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 Buongiorno, buongiorno, ben, ben arrivati, eh, faccio i complimenti al pubblico per aver eh, affrontato il clima e la domenica, che sono due elementi ostativi per fare un'attività di questo genere. Grazie dav davvero, a eh, parte le battute, ma è importante questa, questa vostra presenza. Eh, oggi eh, è la seconda giornata del convegno eh, sull'intelligenza artificiale che chiude la seconda edizione del nostro progetto eh, che sapete ormai si chiama AIA, Artificial Intelligence Inaugural. Un progetto, lo ricordo sempre perché è giusto ricordarlo e non perché eh, sia una, una cosa inutile, e, è un progetto che nasce dall'incontro tra l'amministrazione comunale di Villorba e eh, un'associazione, l'associazione Biblio Treviso, che da sette anni si occupa di eh, divulgazione del pensiero scientifico. Eh, nel nostro territorio. Eh, una divulgazione che riteniamo importante, abbiamo all'attivo eh, più di 50 eh, incontri che eh, svolgiamo oh, regolarmente eh, presso la Biblioteca Zanzotto di Treviso il sabato in due, eh, in due momenti, diciamo un momento eh, autunnale, stiamo preparando la la sessione autunnale e poi in una sessione primaverile eh, che in genere comincia verso marzo, fine febbraio-marzo. E quindi da questo incontro tra queste due realtà, una amministrativa e una culturale, è nato due anni fa questo progetto che è, 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 la prima cosa che ha dovuto affrontare è stata il Covid. E, e quindi è stato un progetto che si è avviato eh, a distanza, online, ma con grande, eh, direi con grande successo perché eh, nelle numerosissime abbiamo fatto più di 20 mh, collegamenti online con vari eh, relatori di, di, di alto livello. Abbiamo avuto un pubblico molto attento, molto disponibile e che ha apprezzato molto questa. Questa novità costretta, diciamo, no? il fatto di non poter essere in presenza per via del Covid, ma di fare un lavoro in, eh, in streaming è stato, eh, è stato apprezzato e è anche stata una bella occasione. Eh, oggi noi torniamo in presenza finalmente, da un certo punto di vista, eh, è una, eh, un momento importante. Eh, che eh, chiude un'attività eh, anche questa legata alla divulgazione del pensiero scientifico e in particolare delle tematiche dell'intelligenza eh, eh, dell artificiale. Fra poco vi presenterò i nostri ospiti di questa, di questa sessione mattutina, però eh, dicevo... Questa, questa attività, questo progetto non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato il eh, contributo fattivo, concreto, eh, non formale eh, dell'amministrazione di Villorba, eh, già con eh, il eh, precedente eh, sindaco Serena, poi anche con l'attuale sindaco eh, Francesco Soligo, che ringrazio e che non può essere. Eh, presente perché eh, non, non svelo cose eh, segrete. Ma eh, il covid colpisce ancora e quindi è stato costretto a rimanere in, eh, in quarantena. Eh, e, e mi dispiace, mi dispiace per lui, per gli impegni che ha e per la sua condizione di salute, mi dispiace anche perché eh, era. Eh, desideroso di essere presente qui e portare i saluti dell'amministrazione che però non mancheranno perché eh, abbiamo una valida eh, sostituta del sindaco anche meglio diciamo così insomma, che è l'assessore alla cultura eh, Eleonora Rosso che invito a qui grazie Grazie Luciano e benvenuti, benvenuti in barchessa per questa seconda giornata. Ieri è stato davvero un successo e questo progetto, come ricordava Luciano prima, è nato due anni fa qui tra le mura del municipio di Villorba e come dicevo anche ieri è nato da una visione, la visione di un mondo futuro. Eh, permeato dall'impiego dell'intelligenza dell artificiale che già è presente nelle nostre vite quotidiane, eh, a volte anche in maniera inconsapevole, non, non ce ne rendiamo nemmeno conto ed è per questo che da amministratori abbiamo pensato che fosse doveroso informare e dare gli strumenti ai cittadini e non solo ai cittadini perché poi abbiamo visto che il nostro pubblico è un pubblico... Molto vasto che è arrivato anche a livelli internazionali. Sì. E, quindi dare gli strumenti, gli strumenti la, la possibilità di confrontarsi con relatori sì. eh, studiosi del, del, di, di, questa, di questa tematica per capire dove siamo, dove possiamo arrivare, e scambiare dubbi, perplessità. Insomma, il dovere dell'amministratore è proprio questo. Di, di dare la, la, la possibilità di capire, capire l'oggi e di capire dove, eh, dove, dove possiamo andare. Quindi, eh, sono contenta di vedere tanta gente questa mattina. Come diceva Luciano, ringrazio il presidente del consiglio Riccardo Gagno e il consigliere Francesco Novello qui presenti con me. E niente, vi auguro una bellissima giornata. Sarà molto ricca di spunti, come lo è stata quella di ieri e buon ascolto a tutti grazie, grazie. Donora io sottolineo sempre questa, questo elemento che, che anche l'assessore Rosso ha voluto eh, indicare la, ho avuto un, una vita precedente in cui ero a, dalla parte della, delle amministrazioni e Credo che sentire che uno dei compiti dell'amministrazione è quello di eh, portare attenzione, portare eh, eh, anche se vogliamo dubbi e eh, eh, riflessioni su temi di questo genere, eh, insomma, è una cosa che allarga il cuore: nel senso che uno pensa sempre che le amministrazioni comunali debbano occuparsi dei, delle buche per le strade e invece sentire che eh, c'è anche questa attenzione, questa disponibilità, questa progettualità è veramente molto importante. Bene, mh, questa, eh, questo pomeriggio, questa mattina avremo due sessioni. Eh, una eh, che si occupa eh, di temi legati all'arte e una che si occuperà di temi legati alla salute e alla sanità. Cosa c'entra l'intelligenza artificiale con questi, con questi temi eh, lo scopriremo eh, fra poco. Credo che sia importante sottolineare che eh, il carattere pervasivo, il carattere diffuso L'intelligenza artificiale non lascia eh, spazi oscuri, non lascia spazi non toccati. L'intelligenza artificiale arriva a, a formare, trasformare eh, tutta la nostra esistenza. E naturalmente, con. Le, le dovute, le dovute eh, i dovuti cambiamenti insomma, ma pensate eh, il, il, la trasformazione totale che è, che è avvenuta quando si è passati dall'illuminazione eh, a gas nelle strade, per le strade o l'illuminazione a petrolio nelle case all'uso dell'elettricità. Questo ha non è stata solamente una cosa di conveniente praticità, è stata una trasformazione radicale che ha portato a modifiche radicali del nostro modo di vivere, del nostro modo di stare al mondo. Eh? Stiamo assistendo a una cosa di questo genere, cioè non alla produzione di gadget, come potrebbe sembrare uno sguardo distratto, ma alla produzione di un mondo diverso con tutte le eh, problematiche di produzione di un mondo diverso. Stiamo producendo un mondo. Stiamo producendo un mondo. Eh, allora, per capire eh, che, che mondo stiamo producendo, eh, dico producendo nel senso che viene costruito, non siamo solamente spettatori, eh, saremo implicati anche nella realizzazione. Per capire eh, che mondo stiamo producendo dal punto di vista dell'arte, eh, abbiamo voluto con noi eh, due relatori che di questi temi si occupano professionalmente. Allora invito eh, la professoressa Alice Barale, se vuol venire qui al tavolo, smascherata, la smascheriamo. Eh, no, no, però evitiamo il suicidio. Qua, dove vuoi, anche dopo il computer. Alice Barale si presenterà da sé, è uh, docente presso l'Università uh, Statale di Milano, si occupa da tempo di arte, di estetica e, e di eh, questi processi di modificazione della visione del mondo attraverso uh, l'arte. E ce ne darà conto eh, anche citando eh, le sue pubblicazioni. E poi abbiamo con noi anche Paolo Troncon, se vuole venire anche lui smascherato. Eccolo qua. Paolo Troncon è, è un musicista, un compositore, è stato è, direttore del Conservatorio di Castelfranco, è stato presidente dell'Associazione eh, dell dei, dei direttori di Diferenza. La conferenza nazionale dei, dei, direttori, dei direttori di conservatorio. Adesso sei anche stato nominato dal ministero per fare che cosa? Il consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale. Ecco, Vabbè, quindi ti occupi di cosine da niente. Di, sì. <ride> Un po' di robe. Va bene, benissimo. Allora, eh, come sì, era solo uh, due battute per dire che abbiamo con noi ospiti eh, di alto livello perché riteniamo che queste cose dell'intelligenza artificiale, come anche tutte le altre devo dire, eh, debbano essere affrontate seriamente con persone che eh, sono competenti per evitare di eh, essere informati eh, così da... Eh, articoli di giornale scritti in, in velocità o semplicemente trovare le informazioni nei foglietti dei Baci Perugina. Eh, ecco, quindi riteniamo che questa sia la strada da, uh, da percorrere, cioè un'informazione uh, adeguata, seria e competente. Allora, Alice Barale, vuoi dire qualcosa su te stessa intanto? Tanto per così. Va bene, buongiorno, <ride> grazie, grazie, veramente dell'invito. Eh, io, come diceva il professor Franchin, mi occupo di estetica, che è quella parte della filosofia che riguarda in generale la conoscenza sensibile, quindi anche l'arte. Ho studiato per tanti anni, soprattutto un filosofo che si chiama Walter Benjamin e, e uno storico dell'arte, che però è stato anche molto più di uno storico dell'arte che si chiama Abby Warburg e poi ho studiato il problema filosofico del colore e mh, ultimamente a partire dal 2018 ho iniziato a occuparmi anche dell'arte dell fatta attraverso l'intelligenza artificiale e dei nuovi problemi che questo tipo di arte pone eh, ho curato un libro su questo eh, edito per IACABOOK che si chiama Be My Gun poi vi spiegherò magari cosa vuol dire questo titolo arte e intelligenza artificiale e curarlo mi è servito proprio perché quando si cura si chiama tutta una varietà di, di persone, di, di autori da, provenienti da discipline diverse e mi ha servito anche a me a capire qualcosa di, di questa nuova cosa che sta succedendo. Collaboro con l'Università di Milano eh, dove insegno estetica e direi che come presentazione per Potete il momento andare. mi fermerei qui. No, cominciamo invece subito a, a vedere che cosa sta succedendo appunto nel mondo dell'arte eh, con questa irruzione dell'intelligenza eh, artificiale. No? Magari anche per capire cosa, cosa, in che modo un algoritmo può essere eh, protagonista di un'attività eh, di tipo artistico. Sì, io quando ho iniziato a curare questo libro era successo una, un avvenimento eh, che era stato venduto da Christis eh, un'opera d'arte fatta da un'intelligenza artificiale per una cifra, sicuramente molti di voi lo, lo sapranno, stratosferica, 40 volte il massimo del valore stimato di quell'opera. E questo ha fatto discutere moltissimo perché provo a farvelo vedere, vediamo se lo trovo ci sì, stiamo parlando di, Era di più di 400 mila dollari mi pare che fosse no? il, il valore stimato come si, come si fa Paolo eh, adesso arriva arriva, arriva a posto devo, no. arriva ah, ok e adesso ve la faccio vedere quest'opera eh, a prima vista si sì, è un po strana ma non ha è nulla di, di molto particolare però se guardiamo in basso Vedete, la firma è eh, una parte di una formula matematica, perché è stata un po' una provocazione da parte del gruppo di artisti che eh, ha creato quest'opera. Volevano mh, far vedere che stava iniziando a esistere questa cosa, cioè un'opera d'arte creata da un algoritmo. Eh, sì, perché se guardate l'opera ha qualcosa di, di strano no? vedete perché la cornice è molto classica anche l'abbigliamento del personaggio è, è un tipico abbigliamento di una, un nobiluomo no? ottocentesco direi infatti si chiama il conte di Bellamy le conte Bellamy eh, però vedete che ci sono delle parti sicuramente sfocate dei dettagli che mancano delle, come delle parti che si dissolvono un po' Eh, perché? Perché quest'opera appunto è stata fatta eh, da un tipo di intelligenza artificiale che si chiama GAN. Cioè, eh, per spiegarvi proprio in poche parole, eh, come prima eh, indicazione iniziale, questa intelligenza artificiale è stata eh, abituata eh, a riconoscere una serie di eh, ritratti. Ritratti della storia dell'arte, no? settecenteschi, ottocenteschi, e poi una volta che è stata addestrata su questi materiali di partenza eh, è diventata capace di generare dei nuovi ritratti fatti autonomamente. E questi nuovi ritratti, quindi, sono, eh, appunto non sono dei veri ritratti, sono dei ritratti generati da questa intelligenza artificiale. Vi faccio vedere un esempio eh, più artistico, diciamo. Eh, qui c'è dietro molto più pensiero. È stato venduto l'anno dopo questo. Si chiama Memories of Passersby, di un artista che si chiama Mario Klingemann. E, e qui questa, questa specie di vecchia radio, vedete, in verità contiene un, un computer dentro, e, che genera su questi due schermi una serie infinita di eh, ritratti di persone inesistenti, perché eh, i ritratti su cui l'intelligenza artificiale è stata allenata sono ritratti veri, ritratti appunto appartenenti alla nostra storia dell'arte, ma quelli che genera sono eh, nuove immagini che da un certo punto, per certi aspetti, assomigliano alle immagini di partenza, vedete, hanno un'aria abbastanza familiare, per altri sono invece strane, sono nuove. E perché sono così strane? Perché l'intelligenza artificiale nel cercare di produrre delle immagini simili a quelle vere, chiamiamole così quelle originali, fa degli errori e questo crea queste strane immagini un po' inquietanti, no? Eh, spaesanti, anche perché queste immagini sullo schermo vengono generate e poi scompaiono e così all'infinito. Ne viene generato un numero eh, infinito non c'è limite. E, e Comunque questo nuovo tipo di, di arte che quindi è entrato proprio nel mondo dell'arte eh, con le lettere maiuscole, no? Christis, questa è stata venduta invece da Sotheby's, eh, ha provocato un grande dibattito perché eh, le reazioni del pubblico sono state come? Allora l'artista diventa la macchina, eh, l'artista umano viene soppiantato dall'intelligenza artificiale, questa sarà l'arte del futuro? Eh, oppure altre reazioni, come può una macchina creare arte dato che una macchina non ha sentimenti, non ha, non ha un corpo con cui esperisce il mondo? Eh, quindi declinate in senso entusiastico l'arte del futuro, eh, oppure mh, in senso di paura, eh, l'arte umana sparirà, ma le reazioni sono state molto forti. Allora la domanda più, più grossa che emerge da, da questo dibattito sicuramente è... Eh, chi è l'artista in questo caso? È la macchina o è l'artista umano? Io vi dico già che credo che la risposta non sia né una né l'altra, che veramente l'aspetto interessante di questo nuovo tipo di arte sia nella interazione che si crea tra l'artista umano e l'intelligenza artificiale. È un'interazione che può diventare creativa, secondo me. E poi più tardi cercherò di darvi anche degli esempi di questa interazione creativa. Però per ora, per introdurre il problema, mi, mi fermo qui. È già abbastanza inquietante questa, questa questione, però vorrei, eh, così magari ne parliamo, dopo, ne parliamo dopo, ma vorrei osservare che, eh, come sempre accade, eh, eh, L'arte è, eh, è sempre contemporanea, lo era anche ai tempi di Caravaggio. E non credo che ai tempi di Caravaggio o di qualsiasi altro autore ci siano state solo reazioni di carattere positivo, ma anche di straniamento, anche di, di perplessità, eh, se no addirittura di ostilità, nei confronti sì. del, eh, dell'artista. Eh, nei confronti cioè di colui che in quel momento storico produceva un tipo di arte che forse non era quella eh, ritenuta tale, ritenuta arte, ma che razza di arte mi stai facendo? No, eh, voglio dire che cose di questo genere sono capitate anche a Piero della Francesca che è, è sicuramente è stato... Eh, attaccato su, su fronti eh, importanti. Ecco, abbiamo sempre a che fare con un'arte contemporanea che, che muta, che ci trasforma, che trasforma il mondo e tiene conto delle trasformazioni del mondo. Insomma, il passaggio dall'uso della tempera all'uso della pittura a olio, è anche quello un passaggio tecnologico, diciamo, che ha avuto un suo valore, una sua importanza ecco, nella trasformazione del mondo. È un piccolo assaggio che ci ha dato la professoressa Barale, eh, ci torniamo sopra. Allora, l'ambito del figurativo, l'ambito della uh, musica. Uh, Paolo Troncon, sì. Beh, dove siamo? Dove siamo? Ci sono delle affinità notevoli, infatti, poi proverò anch'io a farvi sentire qualcosa. In sostanza, la riflessione che vorrei introdurre è sul fatto che l'intelligenza artificiale nel campo musicale vede un'operazione un attiva e passiva io per esempio utilizzo l'algoritmo l'intelligenza artificiale professionalmente per produrre della musica ma tutti noi, io e voi tutti siamo fruitori di eh, prodotti ecco, dell'intelligenza artificiale poi magari possiamo spiegare un attimo perché eh, che differenza c'è Ecco, perché poi c'è un rilievo anche estetico. Un conto è l'utilizzo di, di algoritmi, di sistemi che eh, entrano nella tecnica dell'artista, cioè l'artista ha l'idea e pro, eh, produce attraverso l'utilizzo non solo della mano, non solo, ma anche di strumenti che non fanno parte della mente umana, diciamo così un conto è l'utilizzo e questa è una frontiera che però di cui i risultati li vedremo anche nei prossimi decenni, ma è bello che qui possiamo discuterne tutti insieme. Eh, l'utilizzo invece di un'intelligenza non umana che in sostanza sostituisce la mente umana, cioè diventa lui completamente l'artista. possiamo parlare di eh, autocomposizione. Allora, eh, sotto il primo profilo, cioè il profilo di eh, strumenti intelligenti che sono oggi eh, proprio, fanno parte della tecnica dell'artista. Qui abbiamo avuto un esempio perché, comunque, ci vuole qualcuno che la pensi questa idea, e poi c'è una macchina che la produce. Addirittura qui c'è un mercato, ecco, nella musica non c'è mercato. Qui questo introduce elementi estetici importanti. Per esempio, eh, domandarsi chi è l'artista, qui ha un'influenza anche dal punto di vista economico, ma nella musica questo problema è superato perché già nel secolo precedente ci sono eh, stati esempi di composizioni musicali dove l'artista non si sa chi sia. Parlo della musica aleatoria, per esempio, quella un po' improvvisata. Eh. Comunque. Chiudo un attimo perché gli argomenti sono tanti. Eh, L'utilizzo degli strumenti elettronici ormai è talmente invasivo, quando voi ascoltate un film, sentite una musica, sappiate che tre quarti è finta, cioè è prodotta da sistemi elettronici, però sotto il diretto controllo di, un, uh, di, un, uh, di una mente umana, di un artista. Ci sono esempi, una frontiera nuova che invece eh, sono in grado di creare la musica da soli. Dopo vi farò vedere un programmino che c'è in rete, chiunque di voi lo può utilizzare, dove eh, si chiede cosa si vuole, no, mi serve un valzer di tre minuti perché devo fare un ballo in casa, si, clicca, si dice voglio un valzer, ti chiede quanto deve durare, tre minuti, in che tonalità, tot, premi il pulsante e in un minuto si crea un valzer. Lì praticamente eh, fa tutto la macchina, come come si diceva, la macchina ha imparato decine e decine di valzer, fa un attimo una media e in base all'input del, del fruitore genera. La domanda quindi è, ma questa è arte? Eh, lasciamo sospeso la, la cosa, è chiaro che è una domanda che qui noi non risponderemo, però introduce il tema fondamentale della, della frontiera verso cui andiamo eh, con questo tipo di, di... È evidente che da sempre, come diceva Luciano, la tecnologia ha modificato la vita dell'uomo e, e ha modificato l'arte, o viceversa l'arte ha modificato la vita dell'uomo, cioè, è bionivoca la questione. Nel nostro secolo ci saranno delle trasformazioni importanti anche indotte dall'arte che utilizza questi sistemi, quindi la riflessione è anche di capire quali sono le frontiere di questo, di questo nuovo universo è fondamentale per capire proprio chi siamo e dove andiamo. Ecco. Sì, eh, sgombriamo subito un, un campo e così lo mettiamo da parte. E... Eh, non ne parliamo più, insomma, comunque, perché hai accennato, e ne ha accennato anche la professoressa Barale, alla questione del mercato. Eh, un amico mi ha inviato proprio stamattina una segnalazione che vi giro: e cioè una, mh, la casa d'aste Pandolfini, casa d'aste dal 1924, un po' come. Il vino, no? cioè la casa di produzione, eh, apre un nuovo dipartimento di NFT Digital Art, cioè questa casa d'arte Pandolfini di Milano che voi potete trovare eh, presso il sito eh, che si chiama appunto Pandolfini. Punto, so, .pandolfini. Vende opere di arte digitale. C'è un mercato e in particolare vende quel prodotto di cui adesso ci parlerà sicuramente Alice Barale, che si chiama NFT, eh, Not Fungible Token. Eh, C'è un mercato, si è creato un mercato di compravendita di eh, opere d'arte digitali. Come siamo messi a questo punto, Alice? Beh, allora eh, I non fungible tokens sono una possibilità nuova che è stata data all'arte digitale perché se voi pensate che un'immagine digitale è infinitamente riproducibile, no? quindi non esiste in qualche modo una, un originale davanti a un'immagine digitale, capite perché fino a qualche anno fa eh, l'arte digitale aveva un mercato molto limitato. No? Come faccio a possedere un'immagine digitale? Perché mercato vuol dire... Possedere, no? Possedere, Vuol dire, certo. acquistare, cioè ce l'ho in Io ho un Van Gogh eh. autentico, magari lo tengo chiuso in magazzino, come capita poi spesso: questi eh, grandi personaggi ricchissimi no? Che comprano un quadro famoso, e originale lo e, e lo mettono in cassaforte esatto. o tutto impacchettato da qualche parte. Però ce l'hanno, lo possiedono, no? Come faccio a fare la stessa cosa con un'immagine digitale? E qui sono intervenuti gli NFT offrendo una, una nuova possibilità, perché eh, con questi non fungible tokens, NFT per questo, eh, io posso fare eh, diventare un'immagine digitale in qualche modo marchiata. L'immagine digitale assume un codice che fa sì che quella è la copia originale e quindi posso acquistare quel particolare esemplare. Rimane qualcosa di paradossale in tutto questo perché è vero, io Alice Barale ho acquistato per 400, non l'ho fatto però come esempio, per 400 mila dollari un NFT di questa uh, immagine, ma lo stesso questa immagine io posso mostrarla dovunque riproducibile così. E allora la domanda che sorge è perché mai uh, qualcuno vorrebbe spendere... 400 mila dollari per un'immagine che poi può andare dovunque, essere riproducibile per chiunque, basta che la faccia su Google, ricerca per immagini e mi compare, eppure viene fatto, quindi questo eh, rivela un bisogno di eh, originalità dell'opera che è interessantissimo anche per un filosofo, ma anche per, per chiunque, perché ehm, vi, vi raccontavo che io mi sono formata su un filosofo che si chiama Walter Benjamin. Mm. E Walter Benjamin, eh, nella, in un libro molto famoso che è L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, ehm, parla del fatto che con il cinema, la fotografia, eh, le immagini artistiche diventano riproducibili e quindi declina la loro originalità, lui la chiama la loro aura, è hm? il loro carattere di originalità di qui e ora. Ecco, qui con gli NFT è come se si ripresentasse un bisogno di originalità dentro all'infinitamente riproducibile e questa è una cosa interessantissima. A livello più pratico ehm, offre, si parla sempre di queste vendite stratosferiche no? che possono sembrare anche folli, io raccontavo al professor Franchin che sono stata a Milano a vedere una mostra di arte eh, fatta eh, con gli NFT eh, e c'erano veramente delle, delle immagini che erano come delle figurine vanno molto di moda ora le scimmie, no? sono queste scimmie, eh, magari 10, eh, se ne vedono 10 una di fianco all'altra cambia il tipo di occhiale che ha la scimmia e i collezionisti spendono anche lì milioni e milioni per queste scimmie. Eh, e questo è l'aspetto più, eh, più strano di questo mercato. Un aspetto però bello per gli artisti è che, eh, poi mi dirà Paolo Troncon se, se magari è d'accordo, ma... Eh, quello di cui si parla è anche che viene un po' meno tutta la eh, struttura di, eh, di mediatori, no? di, di grandi case d'asta, di, di intermediari tra l'artista e il pubblico. E quindi anche artisti eh, sconosciuti, marginali, eh, hanno la possibilità di eh, proporre le loro opere come NFT, quindi di farle conoscere e anche di venderle. E questo nel, nel campo dell'arte digitale provoca anche il formarsi di un po' di nuove comunità no? di artisti, provoca una circolazione e uno scambio, mm. che è una, sicuramente una, un aspetto positivo. Quindi aspetti positivi, aspetti negativi. Ci, secondo me ci sono eh, tutti e due, però è, è, è molto interessante comunque come, come fenomeno. Non è Ehm, per forza legato all'arte fatta con intelligenza artificiale e, e uno riguarda tutte le opere d'arte digitali quindi è un campo più vasto questo mm. anche le, arte, anche le, le opere d'arte fatte con intelligenza artificiale possono essere vendute come NFT quando è successa questa cosa qui di Crisis e di Sotheby's non era ancora sviluppato questo, questo fenomeno si è sviluppato eh, molto di più negli ultimi anni quindi adesso è proprio un, un fenomeno molto importante nella, nel mercato dell'arte. Ecco, L'intelligenza artificiale c'entra proprio nel momento della compravendita delle, delle NFT, perché eh, l'opera specifica diciamo, eh, dell'artista. Eh, viene eh, codificata in quella che si chiama la blockchain, cioè nella catena dei codici. Viene, le viene assegnato un codice nella blockchain, in questa catena un codice univoco, eh, per cui eh, diciamo, il compratore compra questo codice e, e questo codice rimane suo. suo. L'immagine può essere vista, come diceva appunto Alice. L'immagine può circolare, può essere vista su Google, può essere in qualche maniera riconosciuta. Ma la proprietà, la proprietà non è la proprietà di portarsi a casa il Van Gogh di turno, di cui si diceva prima, ma è portarsi a casa un codice, una, un, un semplice, una semplice stringa eh, alfanumerica che designa in modo univoco il rapporto di eh, proprietà tra l'oggetto e l'acquirente. E quindi, diciamo, da un punto di vista teorico, eh, a, casa, a casa mia potrei esporre il codice. Mi riproduco il codice, la stringa, metto la cornice e mi, faccio, mi metto il codice. E, dico, e questo è il mio quadro. Ecco, tanto per capire il funzionamento anche pratico. Eh, della, eh, del, del mercato NFT e, e però è una cosa che sta accadendo come diceva Alice sta accadendo in modo importante tanto è vero che una casa d'aste come Pandolfini ne fa, eh, ne fa una sezione della propria, della propria esistenza diciamo. nella, sì, nella ma... musica cosa sta accadendo? No. No, mi viene a di là di Questioni estetiche, so, io personalmente tra un quadro e un codice preferirei appendermi un quadro, però non c'entra con questi discorsi di oggi. No. Ma però introduce il discorso di come si modifica il mercato, come si modifica il lavoro dell'artista. Cioè l'artista, il compositore, ha a che fare con un mercato nuovo. Ecco, se penso alla musica, ecco, nella musica succede questo, che un tempo. Un tempo c'era, eh, prendiamo per esempio l'applicazione della musica nel campo dell'immagine, so, il cinema. Ecco. Oggi dal punto di vista del lavoro del compositore, dell'artista, c'è l'applicazione eh, in ambito visivo. Allora, una volta c'era il regista che chiamava il morricone insomma, e gli chiedeva di fare una colonna sonora. Adesso invece ci sono delle banche dati di... Eh, di mh, Migliaia e migliaia e migliaia di piccoli brani, alcuni sì, sì, composti sì, da compositori, però che sono lì riproducibili all'infinito, in costruiti da, sì, da una mente, però elaborati poi con, con, con algoritmi. Sto dicendo, con l'utilizzo di strumenti veri, però campionati: cosa significa? Che vengono registrati i suoni di strumenti veri, suono per suono e quello che poi io sento non è prodotto da uno che suona lo strumento ma da un programma che assembla informazioni e io mi sembra di sentire un violino ma nessuno mai nessun, nessun violinista ha mai suonato quella musica oppure suoni che non esistono in natura inventati dalla macchina di migliaia e migliaia di prodotti, quindi oggi un regista può fare meno del compositore va in questa banca dati, sceglie le musiche che gli piacciono e fin è finita è finito quindi il, il lavoro del compositore? Ecco, questo è un po' discorso molto interessante. Aspetti positivi, aspetti negativi, sentivo. Indubbiamente, indubbiamente l'intelligenza artificiale talvolta sviluppa la stupidità umana, eh, perché nel senso sviluppa un, una certa sclerosi nell'ascolto, perché l'arte ha bisogno anche di un fruitore. Eh, L'artista non è che crea per, il, per le scimmie. Crea per l'uomo e l'uomo deve, deve essere in grado di fruire l'arte. Ecco, invece molto spesso succede, accade nella musica, come c'è un po' una sclerosi, c'è cioè un abbassamento di, di qualità, perché la macchina attualmente più di tanto non fa, un mercato tende a questo. Eh e quindi questo è un aspetto negativo, però fa parte proprio della vita culturale della società in cui viviamo. Però c'è un aspetto invece molto interessante, perché l'intelligenza artificiale apre degli orizzonti inesplorati, veramente molto interessanti che fino adesso la storia dell'arte, della musica, penso, insomma, conosco soprattutto quella è andata avanti con lo sviluppo dell'estetica, con lo sviluppo dei linguaggi musicali. Adesso qui siamo in un momento epocale, c'è un elemento esterno alla, alla, anche alla mente umana, in grado di agire in maniera autonoma, che può influenzare lo sviluppo dell'arte. Non, non è mai successo nella storia dell'arte una cosa del genere. Viviamo un momento veramente, secondo me, di spartiacque. Pro, provare a immaginarci. Quali sono gli orizzonti di queste possibilità? Eh, diciamo è fantascienza, ma è molto interessante capire anche quanto oggi siamo influenzati. E finisco con questa cosa qua. Eh, quando voi ascoltate la music una musica da, non so se siete fruitori di Spotify, di deezer, di YouTube. Eh, Quasi sempre, se dobbiamo ascoltare la musica, non è che prendiamo il CD e lo mettiamo dentro. La maggior parte dei giovani ascolta dal telefonino. Bene, allora quella musica lì, quando il compositore crea una musica stando attento a tutti i parametri musicali, poi la, la mette in rete, c'è un algoritmo che la comprime. Per cui noi quello che sentiamo non è quello che il compositore voleva. Magari. Non tutti sono in grado di cogliere la, la questione, ma chi lavora nel campo sa quante maledizioni eh, tira all'algoritmo che di rovina la, tutto il lavoro che ha fatto eh, per renderlo fruibile alle piattaforme. Ma ormai siamo così abituati a sentire quel tipo di musica che forse a sentire quella giusta voluta dall'autore rimaniamo un po' preferiamo quella compressa. Quindi, siamo ormai veramente in una situazione di forte dipendenza da, 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 da questa intelligenza, intelligenza artificiale, ancora proprio, propriamente non è. L'utilizzo di questi strumenti che non sono sempre sotto controllo dell'artista. Quindi, qui la riflessione è appunto come sta cambiando l'arte. E poi anche un tema che mi interessa molto: che. Magari possiamo trattare, come cambia anche la formazione che viene fatta, cioè i futuri artisti, quelli che stanno studiando nelle scuole, stanno studiando in maniera diversa, molto diversa rispetto a quella di, di qualche decennio fa. Quindi si presume che la prossima generazione eh, ci darà delle, delle grandi sorprese, insomma, credo. Sì, questa cosa che stai dicendo è. è... Anticipa una, una domanda che volevo fare a entrambi, eh, molto, molto eh, provocatoriamente, in modo anche estremistico se vogliamo. Ma insomma, eh, chiunque può fare il compositore? Sembrerebbe dalle tue parole, no? Prendo il regista che non ha più bisogno del compositore apposito, ma in fondo si arrangia, sceglie. Eh? Questo forse vale anche per l'arte la, figurativa. E poi giustamente accennavi una cosa sulla quale varrà, varrà la pena che, che, che diciamo qualche cosa, il, il ruolo delle, eh, delle scuole, cioè il ruolo della formazione. Tu sei stato insegnante al conservatorio, direttore del conservatorio. C'è ancora bisogno dei conservatori, c'è ancora bisogno delle scuole d'arte, c'è ancora bisogno. O uno può improvvisarsi perché è uno smanettone tremendo e riesce a diventare artista e non ha mai fatto studi di composizione artistica, non ha mai studiato nudo all'Accademia eh, di Venezia, non ha mai fatto eh, scultura e, e, e però fa queste robe qua. E uno che eh, eh, scrive musica lo può fare anche, voglio dire, senza aver frequentato i, i sacri... Certo. I sacri eh, testi della musica che voi insegnate Siete. nei conservatori, cioè. Visto che mi no, sì, sì, Ti rubo un attimo, perché è no, certo. importante, importante sapere che l'Italia è conosciuta al mondo soprattutto per l'arte, non credo per la propria politica o per cose, no? Con tutto rispetto per la politica, l'arte è conosciuta veramente in tutto il mondo. E noi abbiamo un sistema che si chiama Alta Formazione Artistica Musicale composta di circa 130 istituzioni, tra conservatori, accademie di belle arti, accademia di danza, accademie di arte drammatica, istituti superiori di industrie artistiche. È un sistema che appartiene a quello universitario molto forte, dove ha un una presenza di studenti stranieri che è cinque volte quella de dell'università. Rispetto per l'università, chiaramente, abbiamo però un appeal particolare. Adesso la domanda è questa: queste istituzioni che sono secolari, i conservatori nascono in Italia nel Cinquecento, immaginate voi: eh, portano avanti da secoli la grande tradizione italiana, cioè rappresentano l'identità dell'Italia e anche l'identità dei territori. Nel Veneto abbiamo sette conservatori. Eh. Abbiamo l'Accademia di Venezia, adesso anche quella di Verona, quindi abbiamo una situazione, una forte, se non ci fossero questi istituti decadrebbe, secondo me, la cultura e l'identità italiana. Ecco, il problema che io ponevo è questo, che per secoli la, la, la formazione dell'artista, la scultura, la pittura, la... è stata basata su dei principi, No? Eh, che sono, sono rimasti praticamente quasi gli stessi. Adesso si stanno mettendo in crisi, ma in parte positivamente c'è cioè un'apertura, in parte il rischio è di, eh, di, che questi istituti non svolgono più questa formazione di tramandare un sapere secolare. Le grandi botteghe del 500, no? artistiche e anche prima, sono, cioè, sono ancora vive come esperienza nelle accademie, nei conservatori, lo stesso, e quindi questo non va assolutamente perso, ma la macchina tende, faccio solo un, un esempio, una delle materie di studio della composizione, i compositori musicali per secoli hanno studiato l'armonia, che è una cosa fondamentale per la musica, studiando Bach, corali, sono delle composizioni, dei monumenti. Ecco, adesso c'è un programmino di Google che li fa automaticamente. Quindi diciamo che lo studente di composizione che dovrebbe fare una prova di composizione volendo, clicca sul programmino di Google che genera automaticamente il corale in stile bacchiano. Quindi, questo facilita insomma una certa, un abbandono di discipline che per secoli per secoli hanno formato tutti i grandi artisti che, che, che conosciamo. Quindi la domanda è. Stiamo veramente minando le fondamenta perché non sempre le novità sono positive. C'è bisogno, e concludo: che l'uomo, con gli strumenti, no? sono, è sempre l'uomo che li governa, quindi è fondamentale una consapevolezza. Quindi, anche questi, questi convegni sono importanti. Solo attraverso la consapevolezza dell'uso degli strumenti possiamo veramente innovare, altrimenti retrocediamo. E quindi è una consapevolezza che è anche estetica e anche sociale e tant'altro. Il, te, il tema era quello che dicevamo all'inizio: cioè <coughs> rendiamoci conto che stiamo creando un mondo nuovo eh sì. e non che semplicemente stiamo dando una mano di vernice a, a cose che ci. Stiamo creando un mondo con tutte le implicazioni di una creazione ex novo. Vale anche per l'arte figurativa quello che diceva Paolo Troncon per la musica? Assolutamente sì, io penso che Paolo Troncon abbia veramente toccato quello che è anche per me il punto fondamentale cioè cosa, cosa ci insegna a fare questo nel campo figurativo di cui sto parlando io eh, questa interazione con la macchina ci insegna proprio a interagire con la tecnologia in un modo che ci faccia crescere e che non ci faccia invece regredire, no? che non ci renda stupidi e tutte e due le possibilità sono aperte di fronte alla presenza di queste, di queste nuove tecnologie eh, perché anche nel campo delle arti figurative, dell'intelligenza dell artificiale applicata alle arti figurative ci sono queste possibilità di cui parlava Paolo Troncon della pappa pronta diciamo, di programmini già pronti attraverso i quali io creo una cosiddetta opera fatta con intelligenza artificiale. Per esempio i miei figli ne hanno uno sul mio telefono con cui giocano, che però hanno trovato loro, che si chiama Dream, eh, e lì mettono un titolo che può essere, non so, eh, Villorba, nel caso di oggi, uno stile, scegliono uno stile che può essere gotico. Eh, van Gogh ci cioè sono tutti gli stili che possono evocare appunto quello che uno vuole cercare e il programmino produce un'immagine è chiaro che questa non è arte fatta con l'intelligenza artificiale oppure c'è un altro programma in cui ci si può fa far fare un selfie eh, in stile ritratto di un certo periodo quindi io eh, mi faccio un selfie Vado sul programmino, scelgo il periodo eh, che voglio e, e mi viene fuori un ritratto di me stessa in stile rinascimentale, per esempio. Bene, ma se noi andiamo a vedere un altro tipo di autoritratti, che forse vi ho messo qui, vediamo che questa è una cosa molto diversa perché eh, questo si chiama anche eh, Annie Mirror, quindi. Eh, specchio perturbante è un'installazione sempre di Mario Klingemann e qui la, la persona va davanti alla, alla videocamera e gli viene fatto anche qui un ritratto ma guardate quan, quanti elementi di riflessione che ci sono in questo ritratto no? così, così strano così deformato intanto io vado davanti a una videocamera eh, e quindi vado davanti a un'intelligenza artificiale e ho la consapevolezza di farmi fare un ritratto dall'intelligenza artificiale. Quindi mi sto chiedendo che cos'è l'intelligenza artificiale, come mi vede, cosa vuol dire per l'intelligenza artificiale farmi un ritratto. È molto diverso dal prodottino no, che ottengo mettendo la mia foto nel programma già fatto e chiedendo un ritratto come, come principessa rinascimentale. Quindi eh, gli usi, così come il, il quadro che vi ho fatto vedere del gruppo Obvious, è molto più eh, sì, interessante, ma non c'è dietro quel pensiero artistico che c'era eh, nel, nelle Memories of Passers By di Klingeman. Anche qui ci sono tanti temi dietro, no? c'è il tema del passare, per questo si chiama memorie di, di coloro che passano, no? eh, c'è il tema del riconoscere, e del non riconoscere. Quindi, quando è che abbiamo un'opera d'arte? Quando, eh, come diceva da resto anche Paolo Troncon, c'è eh, una, una ricerca dietro a, questa, a questo prodotto che poi viene fuori no? e c'è per noi, questo dal punto di vista dell'artista, dal punto di vista dello spettatore c'è un incontro con qualcosa che ci dà da pensare e non sempre questo, questo succede, queste tecnologie possono essere, è un po' come quando, quando lui parlava mi veniva in mente che io seguo delle tesi di laurea no? e alcuni studenti eh, purtroppo consegnano dei copia e incolla di testi trovati su Google e questo è terribile quando lo si trova perché bisogna rimandare indietro tutta la tesi e dire per favore non fatelo più, rifate tutto da capo e poi magari spesso sono quelli che non sanno proprio formulare con le loro parole un pensiero e allora ci si chiede, è proprio questa possibilità di trovare tutti questi materiali già pronti che li porta a questo. Però poi ci sono altri studenti che invece in rete trovano delle cose interessantissime e poi le spiegano con le loro parole perché la rete è anche una grande possibilità di trovare delle informazioni. Prima avevamo la televisione, quello era, no? Le veline, ci beccavamo le veline. In rete, se io voglio e, e ho la, la volontà, la capacità critica di farlo, posso cercare molti tipi di informazioni. E si vedono anche studenti che, che fanno un buon uso di questo. Quindi penso che, che Paolo Troncon abbia ah. proprio toccato il punto. Qui. Qualche parola di speranza c'è, voglio dire, no? tra le righe. Leggiamo sicuramente, anche. sicuramente ecco, possiamo fare volevo, volevo chiedere fare buon a uso. Paolo una, una, una cosa analoga a quella fatta da Alice. Alice ci ha mostrato... Degli esempi eh, di, di arte figurativa eh, sulla quale ragionare, come, come ci ha invitato a fare proprio, proprio adesso, cioè, quella cosa di mettersi davanti alla, alla videocamera e riflettere sulla propria immagine prodotta, insomma, sembra molto, molto importante. Ma ci sono anche degli esempi per quanto sì. riguarda l'area della, della musica, Paolo? Sì. No? No, ho no, portati due così, spezziamo ecco, così un vediamo. attimo. Sì, grazie. Allora, voi sapete che, che, eh. che facciamo tanto, se sì, faccio Beethoven, dopo, no, poi ad esempio, allora sul sito, ok, però vi chiedo, intanto... In, allora, voi sapete che Ludwig van Beethoven ha composto nove sinfonie, però non, aveva, ne aveva bozzata una decima che non ha fatto in tempo a... a a concludere, ma neanche a impostare, ci sono solo degli schizzi. Ebbene, allora c'è qualcuno che ha pensato di completarla, ma farla completare da un computer. Adesso io non conosco esattamente cosa è successo, ma immagino. Eh, attraverso un sistema di reti neurali è possibile che sia stato addestrato il computer sullo stile beethoveniano. Analizzando tutte le opere di Beethoven e magari anche di compositori poevi. Alla fine è stato introdotto gli schizzi, i pochi schizzi pervenuti e la macchina ha assemblato. Quindi c'è un'operazione dell'uomo che ha impostato la base per la, per la conoscenza, ma poi c'è stata un'autonoma conoscenza che il computer ha acquisito. Dal, uh, dal materiale che è stato introdotto. Alla fine il computer ha deciso lui cosa era giusto fare. No? Beh, io, secondo me, poi c'è stato anche un ripasso dell'uomo che ha sistemato. Questo non lo so dire. Comunque il brano è stato eseguito e qui vi faccio ascoltare qualche minuto, se mi manda in play, stiamo ascoltando lo scherzo che sarebbe stato il terzo movimento della decima sinfonia. Questo che avete sentito è la decima di Beethoven, che però Beethoven avrebbe voluto scrivere ma non l'ha scritto. Adesso se noi vogliamo dirla tutta, probabilmente l'avrebbe scritta anzi, sicuramente l'avrebbe scritta meglio. Comunque, questa era eseguita da un'orchestra vera, no? quindi abbiamo sentito proprio la partitura eseguita da strumenti veri. Un altro breve esempio invece: quello che vedete se si può proiettare. Questo è un programmi il programmino di cui vi dicevo prima, eh, qui chiunque può essere compositore, volete fare bella figura con gli amici, andate su questo sito AIVA e qui create un account, adesso vediamo, vedete, adesso io faccio crea traccia e lui mi dice che cosa vuoi? Qua, vuoi una musica cinematica, cioè una colonna sonora di un film, oppure vuoi un pezzo... XIX secolo jazz, fantasy pop, rock anche cinese tango cioè electronic, cioè scegliamo cosa scegliamo? scegliamo rock dai. E, un po'? ok, adesso qua lui mi chiede che tipo di qui andiamo sul tecnico che tipo di tonalità vogliamo? Vabbè, facciamo scegliere a lui si può essere anche totalmente ignoranti sulle basi della musica, insomma. Sì, tutto fa, sì, non so un tubo di musica, fai tu. Adesso lui sta creando un pezzo. Vediamo un po'. Ah, sì, tra l'altro ha deciso che è per piano solo, mentre eh, volendo, potevate chiedergli anche di più. Boom. Adesso l'ha creato. Quanto ci ha messo? Pochi secondi. Andiamo in play. Potevo, questo pianoforte non esiste, è un pianoforte elettronico. Questo pezzo dura un minuto e trenta. Potevo dirgli anche mezz'ora, un minuto. Potevo dirgli orchestra, flauto. Ecco, questo qui, questo brano è Total. Sì. Non penso che venga venduto a 300.000 dollari, però è un brano composto interamente, seduta a dal computer. Adesso pongo questi esempi dal punto di vista estetico, è un altro discorso. Però dal punto di vista pratico capite che tipo di, come cambia il mercato del lavoro, come cambia, insomma, qui c'è... Parecchio lavoro per chi si occupa di estetica, ma anche di. Eh, pensate anche alle applicazioni, no? si parla di salute dopo, no? Certo. È chiaro che esiste una relazione stretta da Pitagora in poi tra salute e musica, quindi pensate anche qui la possibilità di creare un tipo di musica che possa, in ambito musicoterapeutico, ter possa influire, non lo so, io adesso, su questo non ne so nulla. ma è un esempio di possibili orizzonti che si aprono. Certo, eh, ci stiamo avviando verso la, la conclusione di questa sessione. Fra poco eh, ci sarà appunto la sessione che si occupa dei temi della salute e della sanità. Ho già visto i relatori che sono eh, arrivati e li ringrazio già da adesso. Eh, come sempre eh, noi riusciamo a fornire eh, delle delle suggestioni ma suggestioni di un certo peso eh, sui temi che abbiamo scelto di, eh, di affrontare e devo dire mio pensiero personale, la mia opinione che eh, quanto, quanto avete detto quanto avete raccontato apre, <coughs> apre scenari che richiederebbero una riflessione molto, molto prolungata, molto attenta anche, anche semplicemente per eh, come dire Dar, dare una risposta alle tante curiosità che avete sollevato, perché eh, dal mercato alla produzione, al cambio di lavoro, le ultime parole di Paolo suggeriscono anche che si può essere artisti in altro modo, si può essere eh, eh, produttori di musica in altro modo, produttori d'arte in altro modo e anche ovviamente tutto il versante. Secondo me, ancora eh, che va ulteriormente esplorato, del fruitore. Cioè, chi siamo noi che andiamo ai musei vaticani no, a vedere eh, la, la, le, le cose meravigliose dei musei vaticani e chi siamo noi che vediamo no, il quadro di Klingman, che vediamo queste robe qua? Come, ci, come siamo cambiati? Come cambiamo? Come ci trasformiamo? Eh, questa è una cosa sulla quale vale la pena riflettere, perché altrimenti pensiamo di essere in una condizione <coughs> di, di congelamento culturale. No? Se, eh, invece non lo siamo mai stati, no? No, no, non siamo più quelli dell'epoca del Cinquecento alla quale eh, si faceva allusione prima. E, e cioè siamo in un'altra realtà, ma siamo fino in fondo consapevoli di dove siamo. Di dove siamo. Con questi strumenti. Ecco, un'ultima battuta, vi prego di chiudere voi con un'ultima battuta sui temi. Prego Alice, se vuoi darci il segno di questa trasformazione, di questi cambiamenti e di cosa potremmo aspettare per noi e per il mondo sulla scorta dei tuoi studi sull'arte uh, sull e l'intelligenza artificiale. Beh, un paragone che non è stato ancora fatto e a cui vale la pena accennare è sicuramente quello con la fotografia. Perché anche quando c'è stato lo, lo sviluppo della fotografia, eh, si è temuto no? in qualche modo che, per esempio, la pittura finisse, eh, che una cosa fosse sostituita dall'altra. No? Invece, sicuramente la fotografia ha influenzato profondamente lo sviluppo della pittura. Non si può dire che non abbia trasformato la pittura. Però abbiamo ancora la pittura e abbiamo ancora la fotografia. E anche la fotografia all'inizio era stata, eh, non direi accusata, però insomma eh, guardata come qualcosa che non può essere arte perché si avvale di uno strumento tecnico. Non fa tutto la macchina fotografica. E oggi credo che abbiamo consapevolezza che non è così che è uno strumento che ha grandi potenzialità espressive. Quindi forse quello a cui dobbiamo resistere è un po' la tentazione di vedere le cose in un'ottica deterministica, perché non è possibile determinare ora cosa succederà tra dieci anni, ma invece stare dentro al presente e eh, vedere le possibilità creative, espressive, critiche anche di riflessione che questi strumenti ci... Ci offrono adesso. Quindi, secondo me, per questo è importante anche eh, considerare quegli esempi che ci sembrano interessanti di arte fatte con, con queste nuove tecnologie. Eh, Grazie, eh, sì, è proprio sì. <coughs> questa prepararsi al nuovo senza aver paura, insomma, no? eh, essere pronti ad accogliere eh, l'innovazione eh, senza essere però eh, proni, no? Con, con atteggiamento positivo. Paolo? Sì, anch'io dico che la tecnologia non va demonizzata. Come si diceva prima, è l'uomo che sbaglia a utilizzarla. Ecco, io penso che lo sviluppo di queste tecniche, di questa intelligenza artificiale, poi alla fine produce anche una valorizzazione della creatività umana. Pensiamo, per esempio, al eh, ritorno al vinile: no? siamo così abituati a sentire la musica di plastica. No, o mai di questi aggeggi qui che riproducono malissimo, che se si sta sviluppando il mercato appunto, deve, poi torneremo ai 33 giri, non lo so. Quindi questo fenomeno che accade anche in altri ambiti, no? non solo quelli artistici, è sicuramente un fenomeno positivo. Quindi da un lato un utilizzo più consapevole, più intelligente, è l'uomo che diventa, deve diventare più intelligente, non la macchina. E dall'altro la valorizzazione dell'essenza stessa umana, dal contrasto che c'è tra la macchina e l'uomo. Ecco Il rischio è che invece noi facciamo la concorrenza alla macchina, e allora voi sapete che a scacchi vince la, vince la macchina, ecco. anche a bridge. La Quindi alla fine se noi ci mettiamo in competizione perdiamo, dobbiamo invece valorizzare l'aspetto creativo. Perfetto. Paolo Troncon cita il bridge perché è un uh, importante giocatore di bridge. Importante quindi, no? Sì, cioè, è un giocatore di rilievo di, di bridge. <ride> ecco eh, finiamo qui, nel senso che purtroppo devo dire finiamo qui, eh, perché certo, veramente eh, avete suscitato tutta una serie di riflessioni che io spero che il nostro pubblico si porterà a casa e, e ci mediterà sopra e, e, e ci scriverà e ci farà qualche. Eh, riflessione. Come sempre è stato un, un, un um, avete fatto un favore ad essere qui a dire le vostre cose e che sono di grande importanza, di grande utilità. Eh, io spero Grazie di rivedervi ancora, ancora una volta. Grazie al Comune eh. per questa bella iniziativa. Grazie. Ci prendiamo, ci prendiamo 5 minuti, 10 per un caffè, una pausa e poi il, eh, ci sarà la sessione dedicata alla sanità e alla salute. Grazie. Bene, torniamo alle, alle no, ai nostri lavori del convegno. Eh, questa sessione eh, ha per tema eh, l'area della salute, l'area della eh, sanità. Eh, un tema credo abbastanza eh, coinvolgente. Eh, al quale abbiamo dato un titolo eh, per far capire anche eh, ancora una volta che cosa sta cambiando e come ci sta cambiando la presenza dell'intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana e in particolare per quanto riguarda la, la salute. Abbiamo dato questo titolo Intelligenza Artificiale e Sanità. Ci pensa l'algoritmo. Mm. Ci pensa l'algoritmo. E... C'è tutta una questione non da poco dietro questa, uh, questa formulazione che abbiamo scelto. Perché come si costumava una volta eh? Forse si costuma ancora, ma come si diceva in Veneto, il paziente diceva: Fa sai dottor, faccia lei dottore, cioè c'era, c'è tuttora una sorta di affidamento no? eh, alla, alla, alle competenze del medico. Poi è intervenuta. Tutta la, eh, la questione del consenso informato e si pensa che ci sia informazione, ma non c'è. Ecco. Adesso eh, potremmo ritradurre questa formula alla veneta: diciamo un po' come il fegato alla veneziana, eh, tradurla faccia io algoritmo, faccia lei algoritmo, provi a occuparsi lei di me. E questa è una domanda così espressa in modo molto ovviamente ridicolo e, e, e ironico, ma che credo sia eh, purtroppo eh, una domanda esistente, insomma, cioè ci pensa l'algoritmo? Sarà l'algoritmo a pensare a noi? Allora, per parlarne abbiamo eh, invitato... Due, eh, due medici, eh, due eh, esperti della, uh, della questione, eh, che poi si presenteranno da sé. Ma intanto eh, il professor Antonini, eh, neurologo, eh, insegna a Padova, si occupa eh, di cose che adesso vi dirà no? nell'ambito della ricerca e dell'applicazione eh, dell'intelligenza artificiale in ambito neurologico. Eh, il, professor, eh, il dottor De Gobbi eh, è un medico eh, di medicina generale, è, eh, medico di famiglia, no? quello che si chiamava una volta il medico di famiglia. E cioè, perché abbiamo scelto queste due eh, figure? Abbiamo scelto queste due figure perché, da un lato, c'è tutto il tema della ricerca, c'è il tema dell'applicazione specialistica di alcune questioni di intelligenza artificiale. Dall'altro ci siamo chiesti e che fine fa la medicina eh, generale? Che ruolo ha per il medico di medicina generale l'intelligenza artificiale? È mai possibile che l'intelligenza artificiale entri anche nella nella vita, nella relazione, nei rapporti tra il medico eh, di medicina generale, il medico di base, e il paziente. Che eh, cioè tutti noi che ci rivolgiamo al medico di base, andiamo lì e dottore, ma e il dottore di medicina generale, nel suo ambulatorio, dice: Ma ho anche la medicina, ho anche l'intelligenza artificiale a disposizione. Eh, abbiamo voluto cercare di capire questo. Tra il pubblico ci sono eh, parecchi vostri colleghi eh, pronti a sapere da voi che cosa sta succedendo. Eh? Allora cominciamo con il dottor De Gobbi eh, che farà una brevissima vero, dottor? brevissima. Sì, ma... <ride> Una dottor... brevissima cosa. <ride> Una brevissima introduzione e... all'argomento, all All certamente. Il dottore Gobbi, assieme a Giampaolo Collecchia, che abbiamo avuto nostro ospite nell'edizione eh, eh, nell precedente online di Intelligenza Artificiale, anche lui un medico che lavora a Massa Carrara, mi pare, no? Eh, il dottor De Gobbi ha scritto con il dottor Collecchia un, un libro eh, Intelligenza Artificiale e Medicina Generale, per dire che il tema è talmente eh, come dire, di giornata che eh, c'è anche un approfondimento che, eh, al quale potete fare eh, riferimento. Bene. Prego. Grazie, professor Franchin. Eh, Uh, intanto volevo un attimino uh, presentarmi e uh, far presente al pubblico uh, che uh, l'invito è legato a una competenza che ho acquisito nel corso di 14 anni di insegnamento alla uh, Scuola di Specializzazione in Medicina e in Comunità dell'Università di Padova dove mi sono occupato fra l'altro proprio uh, di questo problema, cioè della digitalizzazione uh, nelle cure primarie. Sono eh, un medico di famiglia, sono in pensione eh, da pochi mesi e con eh, il professor Antonini abbiamo concordato eh, una traccia degli spunti. Eh, io ho un materiale molto abbondante per chi volesse approfondire, voci bibliografiche, riferimenti, insomma siamo preparati anche a un confronto con i colleghi, con persone eh, anche esperte del eh, caso. Ritenevamo di darvi degli spunti eh, e via via che procediamo, magari ci si ferma, si lascia spazio alla discussione. Eh, gli argomenti sono stati scelti in quanto significativi, non esauriscono la complessità eh, del fenomeno, che come vedremo è enorme, però consentono già di dare eh, alcune indicazioni metodologiche nell'incontro eh, e nella. Eh, nella prima parte si è parlato di arte e medicina digitale, alcuni problemi eh, rimanevano aperti, ehm, c'è un'indicazione che mi sento eh, di dare proprio dal punto di vista metodologico. Quando trattiamo con tecnologie così avanzate, poniamoci sempre la domanda: non solo di cosa la tecnologia, la tecnica, il digitale, l'intelligenza artificiale. Può fare per me e per noi, ma cosa fa di me e di noi? Come, in che termini, con che modalità ci può trasformare? Vado veloce perché no, abbiamo no, 50 no, diapositive. Cosa fa di me è la, è la domanda molto interessante. Noi siamo stati in grado parzialmente di rispondere, sulla base di ricerche che se vi tenete, se avremo il tempo, vi presenterò. E di noi mh, dipende, dipende, se siamo critici. Se siamo noi, in parole posso già anticiparvi alla conclusione, se siamo noi preparati a sufficienza per utilizzare questi strumenti, bene, eh, andremo verso un sicuro. Problema. Se subiamo, a cominciare dall'algoritmo famoso che poi vediamo eventualmente, qui abbiamo il professor Antonini che è esperto in questi ambiti di cosa si tratta, se siamo eh, degli applicatori eh, il destino è segnato per noi e per gli assistiti che vanno. Uh, come dire l'ingenuità di affidarci a un medico che sia un esecutore passivo. Questo non è più consentito. Diciamo che è alzato il livello uh, dello scontro, per così dire, è alzato il livello della preparazione necessaria, è alzato il livello delle potenzialità e purtroppo il medico non ha una scelta, o si prepara o sarà un puro esecutore passivo. Uh, dunque l'invio. Sì, ecco. Eh, co comincio eh, es intanto il primo argomento e poi apriamo, mi permetto di, di suggerire di aprire una breve eh, riflessione, domande, eccetera, sul primo e poi procediamo. Ma se ci sono problemi, interrompetemi in qualsiasi momento. No? Eh, ci sono alcune cognizioni fondamentali in tema di intelligenza artificiale. No? Intanto, l'intelligenza artificiale è una componente fondamentale di tutti i sistemi digitali. Eh, Alan Turing, che parte di noi conoscono, no? eh, un genio eh, inglese e eh, nel suo famoso Imitation Game, se c'è tempo spieghiamo a che cosa si tratta, di fatto eh, ideò e presentò eh, un embrione di sistema di intelligenza artificiale. Altra cosa importante, l'obiettivo del sistema di intelligenza artificiale fino a circa 30 anni fa era quello di superare l'intelligenza umana. Quando però i ricercatori constatarono che l'intelligenza artificiale superava già in ogni campo l'intelligenza umana, tranne, attenzione, che nella creatività nel buon senso, su questo se volete possiamo soffermarci perché potremmo anche interloquire con chi si è interessato ad arte, su questi ambiti l'intelligenza artificiale non è ancora assolutamente in grado di tenere il passo con l'intelligenza umana, per nostra fortuna. No? Il nuovo obiettivo però divenne la totale autonomia e indipendenza dell'intelligenza artificiale e del controllo umano, Qui andrebbe fatta un'ulteriore considerazione molto veloce. Eh, non possiamo dimenticare che ci sono degli interessi commerciali, politici, eh, che sono immensi, immensi. E questi hanno un peso. Vedremo poi, una delle conseguenze eh, è che eh, quando nel digitale avvengono eh, fenomeni eh, assolutamente imprevisti, anche pericolosi, anche vengono cercati di passarli in secondo piano insomma e si cerca assolutamente di quando invece è l'umano che li fa eh, il, il, il grande apparato digitale che è fortissimo, potentissimo, pervasivo ricchissimo, efficientissimo enfatizza, no? enfatizza la debolezza quindi c'è non tanto un, 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 in qualche modo un persuasore occulto o comunque un qualche personaggio no? ma, ma c'è un apparato estremamente pervasivo, diffuso, potente, ricchissimo, dotato di tutti i mezzi, che si automantiene e che cerca di crescere. Se seguiamo la storia di Google, eh, di Facebook e di quant'altro è evidentissima la cosa, è che è legittimo per loro crescere, però non è messa noi semmai di valutare se questa crescita non vada a interferire, interferire magari anche pesantemente con il nostro futuro. No? Terzo, il Machine Learning non supervisionato, cos'è il Machine Learning? Il Machine Learning è un livello superiore di intelligenza artificiale basato su strati di reti neurali. Poi, se cadete col professore, illustreremo anche nei dettagli eh, un po' come, come sono strutturate queste cose. In cui la macchina impara da sola. Machine Learning ce ne sono due tipi. Uno supervisionato. Nelle nostre unità sono tutti supervisionati, per fortuna. Quindi i ricercatori danno le istruzioni. Controllano però eh, a volte il processo, a volte eh, il risultato. Nel non supervisionato, che è quello più veloce, che è, più economico, eccetera, perché si mettono queste macchine in rete e fa tutto loro: si introducono i dati, eh, le macchine provano varie combinazioni, forniscono il primo risultato, il risultato non va. Eh, si cambia qualche parametro secondo il risultato, il meccanismo della prova d'eroe, che è quello che l'evoluzione e la vita nella Terra eh, ha eh, in qualche modo eh, ha guidato l'evoluzione della vita della Terra utilizza, per miliardi di esatto. eh, solo che loro riescono in un'ora a condensare eh, le mutazioni le, eh, eh, e, e le evoluzioni che ci sono state tipo in 200 milioni di anni. Insomma, no? Questo è data la potenza. Di, di simulazione, di prova ed errore e correzioni. Il no? machine learning non supervisionato segue solo nelle primissime fasi le istruzioni dei programmatori. In breve tempo procede ad altissima velocità seguendo progetture autonome di prova, errore, correzione, nuova prova, fino a ottenere il risultato desiderato. Eh, primo argomento di cui mh, che vi proponevo quello della telemedicina. Vado velocemente a illustrarlo perché eh, è interessante in quanto eh, ci sono alcuni eh, aspetti ancora umani, umanizzabili, eccetera. Poca intelligenza artificiale nella telemedicina e ehm, utilizzazione finora piuttosto insoddisfacente. No? Il eh, termine telemedicina si intende la, riferisce alla pratica medicina senza l'usuale controllo fisico, eh, con, scusate, confronto fisico fra medico e paziente, utilizzando un sistema di comunicazione interattivo e multimediale. Il Ministero della Salute ha fornito delle indicazioni che ha aggiornato proprio questo aprile. Ci sono varie forme. La televisita, quella classica fatta durante il Covid, eh, con eh, con whatsapp o contatto, il medico dava un'occhiata per quanto poteva, interagiva, faceva la diagnosi. Teleconsulto con lo specialista, telecooperazione sanitaria a distanza, telemonitoraggio, vedremo poi se avremo tempo i monitor, i dispositivi di monitoraggio che possono essere controllati a distanza con questi sistemi, e teleassistenza a parte di altre professioni sanitarie e telerefertazione. Per utilizzare queste nuove tecnologie bisogna però avere come riferimento le prove scientifiche esistenti sull'efficacia delle stesse e sulla loro appropriatezza per l'uso che se ne vuole fare. Non è possibile improvvisare né usare strumenti dei quali non sia provata l'efficacia. Questo era un approfondimento che ha fatto l'Istituto Mario Negri. No? Per le attuali tecnologie, praticamente l'esame obiettivo realizzabile per via digitale. Um, ha un motivo da essere e può essere ragionevolmente utile in, uh, in uh, un numero distretto di circostanze. No? Per pazienti che necessitano prestazione nell'ambito di un piano assistenziale individualizzato o di un percorso diagnostico-terapeutico, se volete poi precisiamo di cosa si tratta. Per pazienti che sono inseriti in un corso di follow-up alla patologia già nota. Per pazienti che hanno bisogno di controllo, monitoraggio, conferma, aggiustamento o cambiamento della terapia in corso, ad esempio rinnovo o modifica del piano terapeutico, per pazienti che necessitano di valutazione per la prescrizione di esami eh, o per la stadiazione, vedi il discorso di un tumore, uno scompenso cardiaco, eccetera. E infine, per pazienti che chiedono una verifica da parte del medico degli esami effettuati, ai quali può seguire la prescrizione di approfondimenti o di una terapia. proviamo questo... a fermarci, certo. no, fermarci un attimo su questo, tanto per, certo. eh, tanto per capire. Eh, telemedicina, opportunità, difficoltà, problemi aperti. certo. Qual è lo stato di applicazione della telemedicina? In una battuta: A macchia di leopardo. C a macchia di leopardo? Nel Veneto c'è qua. sì, qualcosa, in altre parti d'Italia non c'è, però mh, è bene avere chiarezza: telemedicina non è quando il medico vi chiama con Whatsapp e vi vedete così, eh. perché va verificata eh, l'idoneità degli strumenti, cioè può essere che il medico abbia eh, anche uno smartphone di altissimo livello, per carità, però se il paziente non ha eh, uno smartphone con. Eh, eh, una telecamera che funziona bene, se la voce ad esempio è alterata, perché è importante anche il timbro della voce, no? eh, la voce può essere esitante perché il paziente ha un problema neurologico ad esempio. O può essere esitante perché la trasmissione non è buona, quindi non puoi serviti del discorso voce per fare una diangi, non puoi serviti neanche del canale visivo che è essenziale nella. Comunque uh, diciamo siamo ancora in una fase di, di approccio su questa sì, cosa. Sì, siamo in una fase di approccio uh, perché l'Italia è lunga è stretta. Eh, e stretta. E perché, eh, così, qui, qui lo dico: vado in libertà, dato che siamo fra amici. Eh, gli esperti del ministero non sono all'altezza della situazione non ma non l'ha proprio... sentito nessuno questo, eh? questo <ride> no, nessuno l'ha no, sentito c'è più attenzione, devo, devo onestamente dire che c'è più attenzione e competenza nella regione Veneto questo benissimo questo veri, va, sono, con, sono contento perché siamo qua eh, ci fermiamo un attimo con questa eh, che, che ci ha dato uno spaccato credo eh, molto utile, molto interessante guardate che ci sono delle cose che L'intelligenza artificiale può fare, sta facendo, potrebbe fare meglio. No? Eh, io darei adesso la parola al professor Antonini, perché il professor Antonini eh, fa parte: beh, poi ci dirà chi è dal punto di vista professionale: ma fa parte di un eh, interviene in un eh, progetto. Eh, che eh, si chiama AI eh, Accelerate. Come, come lo pronunciamo intanto, questo progetto? Beh, intanto grazie, grazie dell'invito. Eh, allora, Artificial Intelligence Accelerate, cioè acceleriamo eh, l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle pratiche sanitarie. Ecco. Io eh, si, si presenti rapidissimamente. Io sono, sono neurologo, eh, sono professore di neurologia all'università di Padova, però mh, mi occupo soprattutto uh, di malattie di Parkinson, ma anche in generale lavoro in un reparto di neurologia come quello di Padova, che ha una, ovviamente eh, come quello di Treviso, non ha una selezione dei pazienti. Da dove nasce un po' l'esigenza di, di avere un progetto così? Abbiamo sentito quello che è la realtà del territorio, giustamente, certo. però credo che a tutti voi sia capitato eh, di dover andare a fare delle analisi o qualcosa in ospedale. Qual è la criticità dell'ospedale? La criticità dell'ospedale è che se oggi arrivi al pronto soccorso, eh, per disgrazia vai al pronto soccorso e hai, io dico, un sintomo banale, la vertigine, mi gira la testa, ho il mal di testa, con chi parli? Non parli con una persona, un infermiere che ha una capacità teoricamente eh, più elevata della popolazione, di selezionare se darti il codice, eh, ti dai il codice giallo, il codice bianco, il codice verde codice rosso, dipende un po' da, da dove arrivi. E eh, chiaramente quindi fa già eh, una intelligenza artificiale perché il pronto soccorso seleziona, cioè l'intelligenza artificiale che cos'è? Non è altro che un sistema che noi applichiamo tutte le volte per selezionare e dare una, una rilevanza a quello che facciamo. Quindi nel caso specifico, se quell'infermiere ritiene che tu eh, hai un problema grave eh, ti dà il rosso e ti chiamano e si attiva tutta una procedura, se pensa che tutto sommato quel problema sia di scarsa rilevanza ti affibbiano il codice bianco e al pronto soccorso ci stai otto ore, questo è un po' quello che, lì però diciamo lì si pone da dove nasce l'esigenza questo cominciamo dal pronto soccorso che è il primo problema, è dal fatto che la maggior parte degli errori medici stanno nei codici bianchi perché? Perché l'errore sta nel fatto che l'infermiere vede il sintomo, mi gira la testa, ma non sa in quel momento associargli degli altri elementi che so, potrebbero essere rilevanti e far sì che quella persona che ha il mal di testa in quel momento, magari dopo due ore lo ritrovate sul giornale perché è morto, perché magari aveva un'emorragia cerebrale. Oppure perché aveva un problema di un altro genere e tutte le pratiche medico legali, che eh, Padova, Treviso, eh, spendono milioni di euro di rimborsi sostanzialmente perché a pronto soccorso uno arriva con un sintomo che non è facilmente associabile a una gravità e dove il nostro cervello purtroppo eh, fa fatica a orientarsi. Perché? Perché fondamentalmente la medicina eh, è una scienza probabilistica si basa sulla probabilità. Qual è la probabilità che la vertigine sia associata a, che ne so, un tumore cerebrale? Il 3%, che sia invece una labirintite è il 50-60%. E allora che fanno? Ti mettono il codice bianco e intuitivamente, perché il problema è che il nostro cervello fa fatica a computerizzare più informazioni in parallelo, cioè il nostro cervello lavora un compito alla volta. Cioè, perché succedono gli incidenti guidando con l'automobile se guardi il cellulare? Perché se guardi il cellulare non puoi vedere quello che succede sulla strada, il cervello si stacca. Non, fa non è come il computer di casa che aprite quattro applicazioni contemporaneamente, o l'iPhone o il telefono che fanno cinque cose in parallelo. Il cervello ne fa una. L'attenzione del cervello è mirata soltanto su un singolo elemento. Se quella persona che stava al pronto soccorso lì a fare il triage. In quel momento non era particolarmente attenta a altri elementi che aveva quella persona, purtroppo verrà incalanato l'individuo in, in un percorso che prevede l'attesa di 5 ore prima che ti veda un medico. Se andate a Jesolo o a Venezia quando d'estate, chiaramente questo è questo quello che succede: il pronto soccorso è attrezzato normalmente d'inverno per 20.000-30.000 abitanti, d'estate ce ne stanno 300.000- mezzo milione. È chiaro che quella persona che è al triage non ha l'esperienza di vedere tutto l'anno magari come a Padova a Treviso una popolazione molto grande e quindi il numero di errori paradossalmente aumenta. È lì che subentra un po' il discorso dell'intelligenza artificiale, in che modo se tu in qualche modo sai quali sono le associazioni di eventi, di sintomi che parallelamente potrebbero darti una miglior selezione del, del livello di eh, gravità, allora a quel punto probabilmente, siccome il computer può fare processi paralleli, mentre il cervello no, a quel punto è meno probabile, se tu arricchisci quel contenitore di su, numero di dati sufficienti, che si commettano errori. Altro settore dove abbiamo, dove abbiamo avuto un finanziamento importante insieme a molte altre strutture. Eh, europeo di oltre 10 milioni di euro è quello dell'ambito pediatrico perché perché in pediatria si fanno gli errori perché il bambino non parla il bambino non ti spiega tu quando fai i pediatri gli chiedono ai genitori non puoi chiedere a un bambino di 3 anni di 4 anni di 5 anni di dirti se quello ti dice ti indica la zona che gli fa male e lì c'è ancora un altro settore di grande difficoltà dove l'intelligenza artificiale invece potrebbe Raccogliendo diversi elementi che tu ottieni da esami strumentali, esami del sangue e così via, poterti indirizzare meglio nella gestione di un ambito pediatrico. Infatti, in questo senso c'è come partner il Bambin Gesù di Roma, che è l'ospedale pediatrico, diciamo, per eccellenza in Italia, insieme forse al Gaslini e altri. Terzo settore dove eh, è Chiaramente l'intelligenza artificiale può avere un ruolo e che si interfaccia con quello che abbiamo detto fino adesso è nelle malattie croniche. E lì io ho un ruolo un po' più attivo, il nostro gruppo 9, no? perché? Perché nelle malattie croniche, cardiache, cerebrali è chiaro che lì tante volte eh, devi prendere delle decisioni, decisioni su che cosa fare. Allora, l'intelligenza artificiale si usa già banalmente, se fai un elettrocardiogramma in ospedale ti esce fuori la diagnosi. Perché? Perché automaticamente già lì seleziona se fibrillazione atriale, blocco di branca, se c'è scritto, se sospetta l'algoritmo che c'è un infarto l'infermiere vede subito che c'è qualcosa e allerta immediatamente il medico perché purtroppo quando fai uno, entri in un ospedale ti fanno l'elettrocardiogramma non è che c'è sempre il medico lì pronto a leggerlo. Quindi quello è già il primo passo, però nella cronicità succede la stessa cosa. Uno dei problemi più grossi che abbiamo in medicina e che anche la Regione Veneto sta sollevando, è che se io vado dal dottor X e invece vado dal dottor Y, che sia cardiologo o neurologo, magari fanno due scelte terapeutiche diametralmente opposte. Solo che magari una costa 100, l'altra costa 10, e chi è che ha ragione? Chi è più bravo? E questo è un dilemma perché pone il cittadino di fronte a una situazione di grande ambiguità, perché io se io una malattia cronica neurologica, il Parkinson, la schiosi multipla, oppure se ho avuto, che ne so, sono un cardiopatico, chi è che decide che devo mettermi, che ne so, uno stente, devo fare una coronarografia? Vai a sentire un parere, ne senti un altro, ne senti un altro ed è, penso, esperienza di tutti, che alla fine senti due tre pareri diversi. Pensiamo in ortopedia, mi fa male il ginocchio, chi è che ti dice se devo fare l'infiltrazione oppure devo prendere l'agopuntura, devo fare? cioè Voglio dire, oggi buona parte delle risorse sanitarie sono allocate per terapie molto costose. L'avete visto col Covid. Immaginiamo invece nelle terapie, malattie croniche. Tu tutta la vita devi vivere con una malattia cronica e, e ogni volta devi affidarti alla fiducia del tuo sanitario che speri sia... A, poi dopo c'è l'altro livello nella cronicità. Chi glielo spiega ai nostri colleghi del territorio che è quello che hai fatto tu, che hai deciso lo specialista, sia la scelta più valida? Non c'è questa interfaccia. Loro ricevono una relazione eh, medica di uno specialista e prescrivono se vogliono, anzi se dovrebbe prescrivere lo specialista nella sua pratica ambulatoriale. Lì appunto noi abbiamo una situazione in cui... In realtà l'unico che riesce a avere una visione d'insieme della persona dovrebbe essere il medico di medicina generale, perché io specialista a oggi non ho accesso a tutti i dati della persona e perdo un sacco di tempo a sfogliare fogli perché non so che cos'è rilevante che per quella persona nelle sue analisi precedenti che cosa ha fatto. Quindi la prima volta che vedi una persona in ospedale in ambulatorio una malattia cronica Perdi un sacco di tempo a capire che cosa hanno fatto gli altri. Eh, lì, però, appunto, l'intelligenza artificiale potrebbe svolgere un ruolo, perché potrebbe rendere più uniforme l'approccio alla persona. I medici, purtroppo, gli infermieri sono in grande diminuzione, ma non tanto per volontà politica, in parte forse, ma anche e soprattutto perché non vuole fare più nessuno medicina. Nessuno vuole lavorare a pronto soccorso, nessuno vuole lavorare in rianimazione. Perché? Perché un ragazzo di 25-26 anni dice: Ma scusate, a me chi me lo fa fare? Non ho sabato, non ho domeniche, ho turni stressanti. Lavorare la notte, guadagno la stessa cifra, magari facendo l'ingegnere. Ma scusate, per quale motivo dovrei mettere a rischio la mia vita e la mia qualità di vita? E la stessa cosa vale per gli infermieri. Dovrei, che, come convinciamo un infermiere eh, che prende 1500, 1.500, 1.500 euro al mese a farsi noti domeniche Natale, capodanno e in quindi, ospedale. E quindi ci pensa l'intelligenza? L'intelligenza artificiale potrebbe agevolare il lavoro di queste persone, parallelamente, certo. cioè rendendolo più attrattivo. Perché il problema è che queste persone, eh, i pronto-soccorsisti, i medici, ah, sono obbligati a prendersi dei grandissimi rischi senza nessun supporto informatico o con pochi supporti informatici, mentre invece probabilmente migliorando la loro qualità del lavoro attraverso degli strumenti tecnici che potrebbero essere eh, estratti da algoritmi eh, che selezionano gli, automaticamente gli elementi più importanti del paziente che ti arriva e ti, fa, ti permettono a te di lavorare più facilmente concentrandoti sugli elementi chiave che ci sono di criticità in quel momento, che sia un bambino, che sia una persona che va al pronto soccorso oppure un malato cronico che tu ti trovi davanti in ambulatorio dove tu devi decidere che cosa fargli, qual è la scelta migliore. Certo, no grazie, questo è molto interessante. Eh, nella sessione pomeridiana alle 15 eh, parleremo proprio di, eh, di lavoro, il lavoro che cambia, il cambiamento, ca io che cambio lavoro, facevo l'infermiere e voglio fare un'altra cosa. Il ruolo dell'intelligenza artificiale. Quindi questo tema in qualche maniera prepara sì, sì, e fra... prelude. Volevo sottolineare una cosa che il professore non ha detto, che questo, questo tema della possibilità dell'intelligenza artificiale di aiutare, intervenire, insomma, aggregare anche disponibilità e competenze, è un tema che è condiviso in questo progetto da eh, ben cinque istituti ospedalieri in giro per l'Europa. Questo mi pare molto importante per dire che questo tema dell'intelligenza artificiale aggrega e fa pensare anche realtà diverse. C'è eh, l'ospedale eh, universitario di Helsinki. C'è il uh, Children's Hospital in, a Barcellona, c'è il, il Bambin Gesù di cui si diceva eh, prima, eh, c'è uh, un ospedale universitario di Oulu in Finlandia ancora, e c'è l'Università di Padova, l'ospedale universitario di Padova. Per dire insomma, che l'intelligenza artificiale apre scenari anche a livello europeo, se non mondiale, che. Eh, sono molto interessanti perché poi la trasmissione di eh, protocolli e di risoluzioni. Ma tenete presente che una parte importante dei fondi del PNRR, quindi, che ripaghiamo voi con l'età, è stata allocata eh, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Università eh, a una serie di progetti mirati esclusivamente eh, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle pratiche sanitarie. Quindi. C'è una grande quantità di denaro, quindi diverse centinaia di milioni di euro, che eh, i ministeri hanno voluto allocare proprio a questo scopo, per migliorare il percorso del paziente utilizzando degli strumenti informatici che si basano. Quindi quelli, noi avevamo presentato diciamo, questo progetto eh, due anni fa, ma effettivamente c'era già un'esigenza europea nel, nella, nel cercare di... Eh, migliorare questo tipo di percorsi per, proprio perché, come dicevo prima, eh, gli strumenti informatici e l'utilizzo di eh, analisi in parallelo di più dati, de, dei nostri dati, ti consentono di arrivare, magari non alla diagnosi al 100%, però perlomeno di formulare un sospetto, e questo potrebbe migliorare la nostra gestione eh, delle, delle persone, dei cittadini nella pratica quotidiana. E fornire anche uno strumento ai medici territoriali per potersi poi dopo interfacciare meglio, comprendere meglio su che base sono state fatte certe scelte. Certo, torniamo allora al, al dottor De Gobbi e alla medicina generale. Abbiamo sentito alcune cose che accadono in alcuni ospedali a livello anche specialistico. La sua esperienza, dottor De Gobbi di eh, medico di base ma attento, di altri ai temi dell'intelligenza artificiale. Cosa ci può raccontare? In... Su, Sull'intelligenza artificiale ho 50 diapositive, mm. se volete no, posso no. intrattenervi fino a questa sera, è <ride> una battuta, una battuta no? Ero già preoccupatissimi invece, di questo ho visto, <ride> visto gente che <ride> comunque marci... sul, sul serio ne so che in dieci anni di materiale ne ho accumulato eh, no, mi interessa un altro aspetto eh, e grazie della, mh, dello spunto eh, che è emerso no? Eh, il professor Antonini giustamente ha detto eh, io non ho possibilità di utilizzare i dati che è medico di famiglia allora io sono in pensione mm. pochi mesi di alcune persone ho 30 dico 30 anni di dati di storie 30 anni di dati Penso. esami di laboratorio, radiologia eh. 30 anni fa altri come me eh, bene eh, non è stata ancora fatta un'interfaccia con eh, la regione e eh, la regione dice, e credo che sia vero, affidabile, che dipende dal Ministero, morale della favola, noi abbiamo tre o quattro software come dice famiglia, no? non 50, non è che ognuno di noi abbia un software. No? E quindi si tratterebbe eh, semplicemente di una cosa che Google farebbe, credo, in 5 giorni. Eh, o, o giù di là, eh, e che qualunque eh, paese avanzato con una dirigenza, eh, non solo politica, ma parlo proprio di responsabili no, di settori ministeriali, eh, di eh, mh, responsabili di, 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 eh, di, di, di fatti, eh, di progetti operativi, no, qualunque altro paese avrebbe risolto, qui è irrisolto. Um, abbiamo tutti la testa sanitaria. L'avete mm, tutti. Nella testa sanitaria doveva essere contenuta la cartella sanitaria elettronica, non c'è niente. Andate, sono i lettori, no? in teoria, non leggono niente perché non leggono niente perché i dati nostri non sono riusciti ed è tecnicamente vi assicuro perché ho contatto con informatici di valore: è una sciocchezza. Bisogna lavorarci. Bisogna lavorarci, bisogna pagare le persone che lavorano perché non posso lavorare gratis, specialmente. Questi che sono altamente qualificati, e che facciano in modo che ci sia un'interfaccia fra i dati che abbiamo noi e i dati. Ma vi dirò di più: vi dirò di più. Ci sono i rinnovi eh, contrattuali. No, io non entro in quello degli ospedalieri e degli amministrativi che non conosco. Ma ho presente i rinnovi contrattuali eh, della medicina generale negli ultimi vent'anni. La parte pubblica non ha mai ritenuto tra gli obiettivi, perché proprio evidentemente non ne coglie neanche l'importanza, scusate, non ha mai ritenuto agli obiettivi il fatto. Che eh, i medici di famiglia rendano disponibili i loro dati, perché se ce lo chiedono, noi siamo obbligati a renderli disponibili, non sono amica di proprietà nostra. Nessuno in 38 anni di lavoro del medico di famiglia, eh, nessuna istituzione pubblica mi ha mai chiesto di vendere alcuni colleghi delle dell'istituzione specialisti, più volte si collabora, nascono collaborazioni fruttuose, amicizie, eccetera, su base interpersonale non so se sei d'accordo, su base interpersonale. La cosa drammatica è che non c'è un percorso istituzionale, questo volevo dirvi, ed è un indicatore di, scusate, ma, eh, di profonda ignoranza e inadeguatezza eh, di molti. Eh, ma infatti l'intelligenza, cioè, di... qual è lo scopo, infatti sarebbe, cioè lui ha 30 anni di storia di una persona, quanto possiamo imparare da quei 30 anni di storia per evitare che e migliorare il percorso è per diagnostico e eh, per fare ricerche eh, 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 ma anche per migliorare la terapia di altri perché magari certe cose eh, ovviamente eh, la condivisione di questi dati eh, diventa essenziale ma come fai ad analizzare una persona fisica o un gruppo di persone non potranno mai sfogliarsi i file di una vita di 1500 mutuati di un medico di medicina generale e quindi lì entra in ballo la tecnologia cioè Cogliere degli elementi chiave, delle parole chiave, che può essere quindi un'analisi della semantica, cioè cogliere parole tipo infarto, ipertensione, dislipidemia e analizzare come queste sono prese, rappresentate nelle varie cartelle e metterle insieme. Purtroppo, cioè, diciamo, la regione adesso in realtà sta facendo una piattaforma eh, comune, diciamo, ci sono state delle scelte strategiche, non lo so, io non faccio il politico. Eh, per cui addirittura non è un problema soltanto di eh, medico di medicina generale e specialista, è che se voi andate in ospedale eh, a Castelfranco e eh, poi dopo andate a Treviso, quello di Treviso non legge quello che ha fatto in ospedale a Castelfranco e quello di Castelfranco non legge quello che ha fatto a Treviso, perché tutti hanno sistemi informatizzati diversi. Eh, e questo succede eh, di tutte le, in tutti gli ospedali eh, di, del Veneto, perché ogni ospedale ha un sistema informatico di indipendente. Che non si interfaccia con quello dell'altro. Per cui se uno fa una risonanza a Treviso o un esame a Treviso, io devo prendere il dischetto e copiarlo se lo voglio tenere, sul computer dell'ospedale di Padova. Per cui alla fine si, passa, che si possono caricare gli esami, ma che senso ha? Quello sta in un computer di un'altra parte e lì chiaramente poi immaginate nelle, negli esami eh, strumentali quanto l'intelligenza artificiale può migliorare. Diciamo l'applicazione più frequenti sono in oncologia, se voi fate una biopsia, alla fine l'esame istologico non è altro che una foto. La foto, eh, come sentivo prima in fotografia, cogliere alcuni elementi di anomalia in quella foto eh, lo fa probabilmente meglio il computer di quanto non lo faccia eh, forse l'umano. È chiaro che eh, il problema è stabilire, supervisionando quello che è normale da quello che è patologico, però chiaramente questo con i milioni di biopsie che si fanno uh, tutti i giorni, eh, con tutti quanti gli esami strumentali, risonanze, ecocardiogrammi e così via, il sistema informatico, se fosse tutto condiviso, si arricchirebbe di così tante informazioni che nell'arco di poco tempo diventerebbe quasi perfetto, non dico che sostituirebbe completamente il medico, ma darebbe dei referti molto accurati, perché il problema dell'intelligenza artificiale è che devi metterci dentro milioni di dati, perché devi prevedere tutte le possibili varianti eh, che esistono nella specie umana, cosa che è poco realistica, però eh, almeno il 95% delle, di quello che è presente, alla fine siamo tutti molto più simili di quello che pensiamo, per cui un 50-60% riusciamo a ridurlo. Poi tutti i casi estremi, quelli estremamente rari, eh, è chiaro che se è l'unico caso su un milione di abitanti sarà difficile che magari riesca ad avere proprio quel tipo di diagnosi. Però per le patologie più comuni e per gli elementi più comuni negli esami strumentali e nel percorso clinico, secondo me, condividendo questi dati che è la base, eh, si potrebbe arrivare a creare degli algoritmi che sarebbero estremamente allenati a cogliere tutto quanto quello e a quel punto sarebbero anche molto più veloci di quello che fa una persona e farebbero forse meno errori. Chiaro che poi dopo dipende sempre dall'umano che fa la supervisione, perché come diceva lui prima ci vuole un, un qualcuno che supervisioni, cioè questa selezione eh, e questo percorso o va comunque supervisionato. È chiaro che se, quello, se uno si fida ciecamente dell'algoritmo poi ci saranno dei problemi. Però con l'algoritmo che ti seleziona da un database che tutti abbiamo, perché tutti siamo, abbiamo i nostri del computer, condiviso, si potrebbe arrivare in un arco di tempo veramente abbastanza breve a, ad avere eh, degli, degli elementi che ti consentono di velocizzare moltissimo il percorso della persona e renderlo più uniforme e anche cercando di gestirlo nelle modalità eh, più adeguate, secondo me, specie nelle forme croniche dove... Tu comunque sai che quella malattia ce l'hai e continuerai ad andare dal, dal medico comunque ripetutamente nel tempo. Per cui o vai da una parte o vai dall'altra dovrebbe essere più o meno simile l'approccio, non ci dovrebbero essere delle grandi differenze. Giusto. No, no, è giusto. Eh, credo abbiamo due, eh, due temi eh, sui quali potremmo, potremmo eh, procedere. Eh, un tema è quello eh, che lascerei per il momento da parte e vedrei magari verso la fine e cioè quello della disponibilità del sistema generale di eh, dar corso a queste innovazioni. Mi pare di aver capito che siamo un po' in ritardo. Molto? E, molto. Ho detto un cioè po'. ci sta lavorando ci... la Regione a creare una eh, piattaforma di... per adesso sperimentare in in di innovazioni. Di province. questo vediamo, vediamo dopo. Eh, però la cosa che secondo me potremmo eh, dire adesso è eh, questo scenario che avete entrambi in qualche maniera fatto intravedere e cioè le opportunità dell'intelligenza artificiale, e cioè adesso c'è la condivisione per esempio di tutta una serie di dati che altrimenti non sarebbero condivisibili in quanto sono tanti e l'intelligenza artificiale riesce a raccoglierli e a lavorarli. Quali potrebbero essere le altre opportunità sia nell'ambito di una terapia eventualmente, adesso non lo so, dico a caso, eh, di una terapia eh, per, una, per una malattia particolare o altre cose funzionali, al, eh, eh, al, al funzionamento del, della, eh, della medicina sia territoriale che specialistica. Che cosa ci possiamo cosa poss possiamo chiedere e cosa possiamo attendere? Ecco. Ma ci sono già, no, ci sono già ci delle... domande. Sì, sì, e, sono molte, eh, diciamo, possibilità. Eh, Corro via, eh, la telemedicina eh, non è sempre efficace, eh, eh, se, se siete interessati insomma, possiamo approfondire come e perché. Eh, per rispondere un attimo alla domanda per professor Franchin... Poi, eventualmente torniamo sul discorso sì. del significato del sintomo della malattia per il digitale uh -huh. e per la relazione interumana. Eh, ecco, beh, so, i, i sintom checkers no, che ci sono a livello eh, internazionale sono molti, sono diffusi, ehm, funziona, sulla base. Ecco, funziona, appunto, no? vi faccio Dobbiamo vedere immediatamente. Esattamente, eh. esattamente, non funzionano adeguatamente. Possono essere la base per un empowerment del paziente, no? favorire l'autodiagnosi, in alcuni casi lo consentono. Ci sono stati vari studi, qui ne cito uno, su 143 symptom checkers eh, di lingua inglese che interpretano sintomi e problemi di carattere generali, esclusi i siti specialistici perché se uno ha un problema cardiologico o neurologico diagnosticato va nel sito specialistico lì l'accuratezza, la precisione è eh, migliore, i risultati sono più affidabili. Cioè, Per, per capire, sì. dottor Legobbi, eh, io ho un sintomo, posso rivolgermi? Anche a Google, a... però non ha una precisione elevata. E eh, ce ne sono in questo articolo, che mh, è abbastanza importante, perché è uno dei migliori che si è stati ricercati e effettuati nell'ambito, nell eh, hanno visto che sono ancora per certi aspetti imprecisi, perché bisogna vedere come viene introdotto il sintomo e come viene... Uh, interpretato ad esempio eh, un'oppressione uh, retrosternale. Magari se sono io, dopo tanti anni, la inserisco col termine. Un altro può inserirlo con mal di stomaco: mm, è esperienza comune. È un'esperienza comune: non è una Tutto roba un... che uno può dire a Google perché Google ti dice, 'Può, capir può capire'. Dipende dall'algoritmo, può capire o non capire. Sì. Eh, però a volte il paziente che ha un peso sullo stomaco, intanto lo stomaco è qui e questo lo dico per, a ragion veduta, nel senso per esperienza, perché è un classico: no? eh, telefona al medico e dice ho un mal di stomaco strano. In realtà è il peso è e più di qualche volta è un fatto che scappa. Allora, il se... medico può anche dire, ne parli con sua moglie. No, ho no. un peso. No, no, ma è solo. No, no, ma giusto, giusto la considerazione. Cioè, voglio dire, ho fatto l'esempio, peraltro tra, tratto, tratto da situazioni reali, non immaginari, situazioni reali, no? Se nel Symptom Checkers, ce ne sono molti anche di prestigiose università, tipo l'Harvard University, eh, viene introdotto eh, un termine preciso, l'algoritmo funziona. Se eh, metto mal di stomaco, e io per mal di stomaco intendo un'oppressione qui che mi fa sudare, che mi fa sentire male, che mi ha abbassato la pressione, che sto andando per terra, quello è un fatto che mi sta venendo certo. avanti. Andiamo avanti. Della... No. Andiamo avanti avanti perché? Prego. Prego. Sì. Sì. Sì, sì. Certo, grazie. Certo. Andiamo avanti. Allora, qua siamo in un territorio ancora un po'. Incerto, esatto. in altre cose che potremmo chiedere ed aspettarci, diciamo una, una cosa dire. Eh, su questo dire. discorso, qua del seno, cioè la, più facile invece ti dico, no 'Ma è un po' d'ansia, penso che questo <ride> eh, c'è cioè la sensazione che ti, che ne so, che hai un dolore.' Perché il dolore spesso è uno di quei di disturbi che, non, che può essere indicativo di qualche cosa, ma può essere anche legato un po' alla tensione emotiva. Tutti noi abbiamo dolori che poi valorizziamo più o meno a seconda di quello che è il nostro stato psichico. Non tutti danno lo stesso, per quello sono d'accordo con te. Magari uno dice Mi, ho una sensazione, un peso sullo stomaco, giustamente lui dice che no, è colpa della moglie che l'ha stressato oppure cioè, perché no, era no, non ha detto questo no, eh. sì. però sicuramente nella testa della guardia medica se gli telefoni io dico tante volte sento dei racconti che appunto sono molto eterogenei da quello che uno gli dice l'ha mandata all'ospedale da quell'altro che invece gli dice no ma signora prenda vabbè, faccio una tisana che poi dopo le passa cioè questa condizione qui è estrema è perché chiaramente la percezione che il, nostro, che il cervello di quello che riceve il messaggio ha è, è molto variabile. Però sul discorso del dottor Bussola... Ma, ma voglio capire, ma qui stiamo facendo battute, ma sono cose molto serie. Molto, molto seri. Qui l'intelligenza artificiale ci potrebbe dare una mano oppure ci mette in una condizione.? E di, se tu metti di... tutti dai gli dati, elementi. Secondo... Dati, dipende dai dati che introduci. Eh, cioè, se tu gli chiedi altre cose, se quello ti dice c'ho quello, poi mi manca l'aria e poi dici anche sì, mi gira anche la testa e metti dentro queste quattro parole, eh, come oggi anche tra i giovani medici loro dicono usiamo dottor Google. Mm. Dottor Google? Perché? Perché. Tante volte vengono i pazienti da me e mi dicono con tutto il bene che voglio ai medici di medicina generale: ma guardi, io mi diceva so, mi il mio medico che non avevo niente, ho messo dentro cinque parole e viene fuori che <ride> c'è il Parkinson di così. Hey. Perché chiaramente lui dice: No, ma non si preoccupi. Eh, però è così: tante volte eh, se tu metti quelle parole chiave su, eh, e fai una ricerca su Google, ti vengono fuori delle possibilità diagnostiche. Il problema è che Google non è in grado di dirti qual è la più probabile, perché se metti dentro quattro sintomi te ne tira fuori 20 di malattie potenziali. Lì ci vuole, eh, è lì il salto di livello che dovrebbe fare l'intelligenza artificiale. Eh, sì, sì, io torno, torno a ricordarvi che il tema di questo incontro è. Ci pensa l'algoritmo esatto eh, vorrei Se che... ti tira fuori 20 diagnosi, di... però l'algoritmo datemi, datemi una risposta su questa questione. Qua. <ride> sì, sì, io penso di potervi dare una risposta che nasce fra l'altro da una riflessione durante il Covid fra gruppi di discussione eh, di medici di famiglia, eh, riflessione a distanza no? eh, in rete, tra cui con Giampaolo Collecchia. Per capire eh, meglio il contesto bisogna comprendere eh, qual è la relazione che medico-paziente invece computer utente e come, io qui lo illustro brevissimamente perché è una riflessione che abbiamo fatto per mesi, no? e, e come anche i sintomi e la malattia siano diversi. La relazione medico-paziente può svilupparsi con molte modalità complesse, ma un punto di forza è importante se, se è gestita correttamente. No? Ed è quello eh, che... Eh, il medico esperto è in grado di modulare o dovrebbe essere in grado di modulare la relazione con molte sfumature adattandole a molte variabili che si presentano nei diversi stati di malattia, adattandolo anche a livello culturale del paziente, Questo adatta... si chiede del medico, certo, adattandolo alla subcultura. L'algoritmo non è in grado, perché eh, io eh, già prima di, di avere 30 anni di esperienza, ma dopo 10 anni di esperienza, ad esempio, mi sono reso conto: questa è una cosa che può sfuggire agli specialisti, che alcune famiglie hanno la loro subcultura che hanno una loro concezione del dolore, della malattia eccetera, una cosa interessantissima e molto bella invecchiando eh, come medici è quello che ti trovi i figli che somatizzano come i genitori, è una cosa in incredibile. E lì rientra l'ansia. Che... Certo, perché quello dire... ha paura ovviamente di avere la stessa malattia dei, dei genitori, esatto. che, ha i genitori quindi... che ha portato Poi a genitori su google e dire fuori che no, non solo, ma ricordate <ride> l'aneddoto dei vecchi condotti no? che eh, andava il, il condotto che aveva seguito il padre, andava il figlio eh, sedicenne eh, il, il medico della mia età, 30 anni, che segue la famiglia e questi dicevano non te che niente come tu, diceva, ma come fa a dire non te che niente, non l'hai visitato eccetera no? in realtà ci azzeccavano a volte non sempre, eh, non è da fidarsi probabilità di azzeccarci è il 90% 90% perché conoscendo bene il padre eh, un contesto familiare ge la genetica ovviamente ma anche una famiglia che, guardate che mi aveva una subcultura aveva familiare. raccolto dati insomma. però, però era se sì. era il caso raro il figlio che aveva un Fuggiva. problema era lì Fuggiva. che ci avevo... Fuggiva. Oh, boh. ma ancora tre secondi perché vale la sì, pena poi io no? devo fare un'altra un domanda sì: certo quando noi invece ci relazioniamo col digitale abbiamo una relazione asimmetrica, cioè col medico, per carità c'è sempre un po' una barriera, si può essere intimiditi, il medico può sbagliare finché vogliamo, però siamo due esseri umani no? e se il medico ha un po' di umanità prova empatia, prova compassione nel senso greco del termine, no? per certo. la persona che ha di fronte. No? E quindi e questo sentimento, fra l'altro, c'è un bellissimo libro di un italiano tradotto in inglese, Fabrizio Benedetti, tuo collega neurologo, eh, Il cervello del paziente. Bene, eh, già il fatto che eh, ci sia eh, un atteggiamento di un certo tipo, cioè di accoglienza, eh, di comprensione, di simpatia, questo è già terapeutico. Se uno ha poche cose... La terapia per metà è già stata fatta, poi se ha un tumore. Però, anche nel tumore, il fatto di trovare di fronte un medico eh, accogliente, comprensivo empatico. ed empatico cambia da così a così Mercol è Merc mercoledì scorso lo dico sempre, abbiamo, nell'ambito di questo progetto, abbiamo visto un film che dovreste vedere su temi dell'empatia. Questo film si chiama Her. E racconta la storia di un giovane scrittore eh, che eh, installa un nuovo sistema operativo nel suo computer e se ne innamora e comincia ad avere una relazione. Il sistema operativo parla, nel film originale è la voce di Scarlett Johansson. Mm. Il sistema operativo parla, è una voce di donna, si comunicano, fanno sesso, cioè. È un tema secondo me molto dentro questa questione, cioè quel che manca l'empatia, la, la, la vicinanza, la partecipazione, che però forse l'intelligenza artificiale sta in qualche maniera. Eh, vi fermo un attimo perché facendo una cosa molto irrituale e approfittando anche della presenza di molti amici. Medici. Lancio l'idea se qualcuno dei medici qui presenti vuole fare una domanda oppure no, eh, cioè non è che siete eh, ai relatori che abbiamo qui, e, e secondo me potrebbe essere illuminante così a un confronto anche diretto su queste, su queste tematiche. Se volete, se no eh, proseguiamo tranquillamente senza, senza problemi. Va bene pagherete caro, pagherete tutto eh, Ma c'è sempre la disponibilità anche dopo. Ecco, forse, scusa, 30 secondi sul sintomo, eh, perché mh, la gente non ha esperienza in merito e quindi magari può essere, possono essere sfuggiti questi aspetti. Eh, il sintomo nella relazione medico-paziente ha molteplici valori. Segnaletico, nel senso che segnala un qualcosa, mm. riporta un qualcosa, poi possono essere più possibilità. Um, relazionale, sia dei pazienti che eh, manifestano il sintomo eh, in una situazione di disagio, quindi il sintomo eh, si manifesta in quel contesto, eh, sia perché il sintomo consente di avere l'attenzione dei familiari, l'attenzione del medico, lo status di malato che conferisce anche una serie di vantaggi, che va bene quando uno è malato veramente, eh, va male quando è malato immaginario, ma quello è un altro discorso. Uh, una, uh, a livello uh, personale nel, nel senso della relazione del paziente con se stesso e qui accennavo prima ed è molto importante uh, conoscendo la famiglia del paziente si arriva a cogliere come uno uh, vive la malattia, come uno vive il dolore è profondamente diverso fra una persona e l'altra, fra una famiglia e l'altra ognuno di noi ha una modalità assolutamente individuale ed esistenziale nel percorso vitale di quella persona eh, mi viene in mente alcuni anziani che mi hanno dato delle lezioni eccezionali di vita, arrivati alla fine della loro vita con una moderata sofferenza che dice eh, quello che potevo fare l'ho fatto lasciatemi andare è un bellissimo messaggio no? per, loro, per il familiare, grande molto tempo. grande sì. <ride> ne... trovoci, eh, un sì. Sì. Volevo, in rete sì. se siete interessati trovate quello che ho trovato io cioè eh, questa eh, questa storia questa... Presentazione di AI in rete, dicevo. Chiedo scusa. Eh, in rete trovate quello che ho trovato io, eh, cioè questa eh, relazione, questa presentazione del progetto AI Accelerate. Eh, volevo chiedere al professor Antonini una osservazione riguardo alla, uh, al Parkinson, al tema del Parkinson e. Perché in rete trovate appunto questo percorso di cura digitale per la malattia di Parkinson incentrata sull'assistenza cronica, cronica degli adulti, un servizio digitale intelligente per pazienti e medici che migliora, che migliora la cura del morbo di Parkinson. Questo lo potete leggere, lo trovate, credo sia molto. A Vincente cerca di capire questo, no? Sì, diciamo, abbiamo diciamo, l'idea del Parkinson nasce dal fatto che è una malattia cronica che coinvolge la famiglia e dove ci sono degli approcci terapeutici molteplici, inclusi quelli anche che poi parte, anche quelli del fine vita, nelle scelte delle persone. Eh, qual è, diciamo, l'obiettivo? Eh, l'obiettivo è mettiamo insieme tutti i dati che noi attualmente abbiamo disponibili dai medici di, di, di un nostro gruppo di pazienti e cerchiamo di sviluppare, eh, di selezionare quegli elementi mh, attraverso l'intelligenza artificiale e una modalità eh, che si chiama appunto di selezione, mh, in inglese si dice feature selection, cioè selezionare quei sintomi, quelle, quegli elementi sentinella che ti consentono di definire meglio le scelte terapeutiche. Ripeto, il problema nella, nelle malattie croniche, e Parkinson è un esempio, ma ripeto, potrebbe essere la cardiopatia cronico-broncopermopatia cronico-ostruttiva, cioè tantissime altre malattie mediche croniche, è definire meglio il momento in cui intervenire eh, dal punto di vista terapeutico, perché dal punto di vista terapeutico, se tu arrivi in ritardo, magari potresti aver compromesso. Alcuni aspetti eh, certo, della persona, certo, certo. e quindi eh, la decisione eh, a chi spetta. Una delle criticità, voi lo sapete, è che se voi prendete un appuntamento in ambulatorio, eh, ve lo danno magari fra sei mesi, dopo un anno. Nel frattempo, dico io, tu sei morto, nel senso che è cambiato tutto nella tua vita, magari quello non è il timing giusto. Quindi, predire l'andamento della malattia in una persona eh, è oggi nelle malattie croniche. Una delle, delle cose più complesse perché eh, purtroppo è basato solo sull'esperienza del medico. Come diceva prima Dal cioè Gobbo, se, se tu hai un medico di famiglia che ha 30 anni di esperienza, eh, chiaramente quello già riesce più o meno a intuire quello che sarà il decorso e lo fa selezionando gli elementi che sa che sono più rilevanti per la persona. Ma se oggi ti prendi un nuovo medico di medicina di base e ti arriva uno, un ragazzo che è uscito dall'università, che sa tutto della teoria, però, come fa a selezionare bene eh, le scelte terapeutiche? Allora, a quel punto, secondo me, questa cosa va un minimo: eh, cioè, secondo noi, va un minimo automatizzata. Nel Parkinson sai che ci sono dei sintomi, ci sono dei trattamenti, ci sono anche delle terapie che possono essere eh, più complicate: impianto di elettro, di terapie infusionali, quindi che hanno dei costi rilevanti. Chi è che decide? Eh, se, secondo me potrebbe essere che, perché se tu abiti eh, che ne so, a Padova eh, puoi avere accesso e invece se abiti nel paesino, magari nell'alto Bellunese, questa cosa non ti verrà mai proposta. Non dico che non vada praticata, non verrà mai proposta a meno che tu non vai, eh, non prendi la macchina e ti prendi la macchina e vai a Treviso, a Vicenzo, a Padova. Questo è sbagliato perché poi crea una disuguaglianza sociale per cui. Tutti vorrebbero venire nello stesso posto e noi che siamo nei posti, diciamo quelli che la regione considera di terzo livello, cioè quelli che hanno teoricamente più competenze, non possiamo vedere tutti i cittadini del Veneto perché è materialmente impossibile, perché non ci sono le risorse umane. E lì serve una selezione. Chi la fa la selezione? Ci vuole un sistema abbastanza oggettivo che dica... Ci sono dei sintomi e eh, questi sintomi richiederebbero una valutazione di un ultraspecialista. Questi sintomi non ci sono, eh, va benissimo il tuo neurologo, il tuo medico del territorio. Questa scelta eh, oggi per malattie croniche, visto che gli, gli, noi in Italia invecchiamo e abbiamo sempre più problematiche croniche, attualmente, ripeto, eh, è basata sull'approccio individuale. Se tu hai un figlio magari scaltro o meglio di famiglia... Intelligente, allora magari gli dice: guarda che secondo me è il momento per andare a parlare con un ultraspecialista. Altrimenti rimani nella tua vita lì e non, avrai, non saprai mai neanche che certe cose erano possibili. Questo è sbagliato, è profondamente ingiusto nella nostra società. Noi cerchiamo di pensiamo che l'intelligenza artificiale ci possa pensare meglio, ma perché chiaramente il medico del territorio, il medico della, di famiglia eh, e il, lo specialista territoriale. Non può sapere tutto, ma perché non è, compa non è compatibile con le, con, con le conoscenze umane. È chiaro che magari sa le certe cose più generali, ma rispetto all'opportunità di certe scelte, deve avere uno strumento che consenta, che faciliti l'invio nel momento giusto. Cioè se io ti devo mettere, devo fare un impianto di pacemaker cerebrali, lo posso fare solo in una fase della vita. Se sei troppo anziano non te lo posso più fare. Perché la gente mi dice: ma perché non me l'hanno detto? perché probabilmente non lo sapevano o se lo sapevano non sapevano qual era il momento giusto per farlo. E la, in altre situazioni pensate a un tumore, chi è che ti dice quando ti devi operare? Ti fidi dello specialista, però eh, perché questo è facilmente standardizzabile, esistono dei protocolli standard per definire qual è il momento e lì ci può pensare l'algoritmo. Lo specialista deve valutare, diciamo il medico di famiglia deve valutare se quello che gli tira fuori l'algoritmo ti dice è il momento di mandarti, magari invece di andare vicino casa, prendi la macchina e fatti due ore di macchina e vatti a sentire magari un, un, un consulto di terzo livello, per sapere se l'algoritmo ci aveva azzeccato, questo però è un po' il ragionamento. In, in nazioni come la Finlandia, è ancora più critico, la Finlandia è lunga, eh, ci vuole per dare da Helsinki, la parte del Polo Nord, sono due ore e mezza d'aereo, eh, non ci sono abbastanza abitanti. L'Italia, tutto sommato, è abbastanza fortunata perché è una rete capillare, ma nelle aree geografiche poco popolate, se tu abiti nel paesino del nord della Finlandia, se non hai accesso agli strumenti informatici non farai mai nulla perché quelli ti consentono di vivere nel momento in cui tu hai un problema sanitario e quelli chiaramente ti permettono. Eh, di selezionare qual è il momento per prendere magari l'aereo e andare a sentire qualcuno, dicono loro, a Helsinki, perché magari lì c'è il centro di terzo livello. Però nel nostro piccolo funziona allo stesso modo. Questo è un po' l'obiettivo che ma ci no, poniamo. C'è cioè molto... un obiettivo di eguaglianza sociale alla fine, perché certo. dico l'algoritmo, ci pensa l'algoritmo, non è perché è una cosa impersonalizzata, è per renderci un po' più uguali e permettere a tutti di accedere. Eh, agli stessi servizi, quando è il momento, e non avere recriminazioni del tipo: magari se avessi saputo prima, eh, tante volte si sente questa frase. Certo. Però non è giusto perché oggi c'è la possibilità. Uscia, no? Usciamo da qui, sì, sì, arrivo, arrivo subito. Uh, usciamo da qui anche, però, con una battuta, nel senso prima di dare la parola alla dottoressa. Eh, usciamo di qui anche con la convinzione che tutte queste cose che state dicendo, che sono estremamente interessanti e importanti. Hanno bisogno di qualcuno che ci pensi per farle, però. Ti vedi? Sì. Ah, perché... eh, diciamo, l'Europa ci ha dato dei soldi eh, e ci stiamo cercando di eh, fare. Speriamo. Oh, anche che eh, il PNRR ci possa aiutare. Eh, anche qui, a casa, nostra, faccia, no? a casa nostra, è importante come alludevi prima, che la Regione. La Regione già si impegna. Si impegna ecco. È il Ministero che è un. Ecco, va bene, va, abbiamo capito tutto. Eh, dottoressa Di Sica. Sì, volevo riordinarmi un attimo le idee. Eh, beh, io sono Patrizia Di Scica, felicemente pensionata, lavoravo in un CERT. Tra parentesi, i CERT del Veneto erano quelli che avevano una piattaforma in comune, noi riuscivamo a dialogare con tutte. Eh, sì, tutti i servizi. Eh, un vantaggio ottenuto, ma non era questo. Cioè, nella discussione di adesso, io volevo un po' riordinarmi le idee perché sembrava quasi che stessimo discutendo eh, computer o intelligenza artificiale da una parte, uomo, medico dall'altra. No? Eh, chi è più creativo? Che l'uomo è creativo, quell'altro sbaglia meno. Ma credo che sia un punto di vista, almeno a mio avviso, eh, errato da cui partire. Perché credo che queste due entità, uomo e macchina, se vogliamo arrivare a un obiettivo di miglioramento della, della salute delle persone, miglioramento anche del lavoro, devono viaggiare parallele e devono assolutamente integrarsi. Sono imparagonabili secondo me, cioè non, è, non possiamo fare neanche il paragone ma eh, semmai il medico dovrebbe diventare una sorta di traduttore, di mediatore tra il cittadino e la, 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 la digitalizzazione, la possibilità del, di avere dell'informazione a livello digitale. E quindi eh, penso che sia un discorso integrato, quindi non digitale versus medico, ma medico e digitale come strumento per arrivare a un obiettivo quindi faccio fatica a seguire il discorso facendo il paragone non so, era una riflessione il confronto è per aver presenti quelli che sono i limiti del digitale perché a volte lo, lo mitizziamo per, per essere interlocutori e per essere in qualche modo uh, mediatori culturali tra il paziente e il digitale dobbiamo conoscere i limiti e mh, li sottovalutiamo assolutamente anche perché e le grandi aziende digitali li nascondono no, ci sì, beh, diciamo io ho cercato di farvi vedere appunto come in questo progetto l'idea sarebbe quella di metterlo insieme cioè per facilitare il ruolo del medico cerchiamo di eh, avere uno strumento che ci facilita eh, ci fornisce degli, degli elementi ulteriori che sarebbero difficili da cogliere per il medico perché magari non ha abbastanza esperienza nel, in quel settore in questo modo puoi creare un percorso Congiunto uh, di interazione maggiore, facilitare l'interazione, penso che questo sia l'obiettivo. Sicuramente, no. come giustamente dici, cioè non, non è che le macchine siano perfette, cioè hanno dei limiti, ma proprio perché hanno dei limiti, ci vuole la supervisione dell'umano e <ride> è, è lì che si crea uh, l'interazione, un po' come facciamo con i cellulari, su un livello più semplice, però calato nell'ambito della salute. Certo. No, L'osservazione di Ricica è comunque corretta, nel senso che bisogna, bisogna assolutamente, eh, in un ambito così, così forte e così come dire, coinvolgente come quello della salute, che eh, uomo e, e macchina si parlino, perché altrimenti eh, il, il prevaricare dell'una sull'altro o l'ignorare da parte dell'uomo eh, crea solo problemi. Insomma, credo che questo sia. Lo spirito, della... c'era una domanda. Ho visto una, anche qui una? Ah sì, prego. Dottoressa Salandin. Eh, mi chiamo Valeria Salandin e anche io sono un medico in pensione. Eh, eh, sì, più o meno felicemente in pensione. <ride> allora, ehm, è una domanda molto generica. Eh, io volevo sapere, allo stato attuale, se è possibile se avere un accenno. Qualcosa sulla relazione fra lo sviluppo delle neuroscienze e l'intelligenza artificiale, perché mi pare che lì poi mh, sia molto attinente anche alla sessione precedente. Cioè adesso questi aspetti della medicina eh, ne sono venuta a contatto. Sappiamo che sono irrisolti, sono importantissimi. Quelli dell'autodiagnosi, della, delle scelte, sì, forse. In questo momento sono assai più importanti, però io mi chiedo: appunto, in un futuro, anche andando ad approfondire con le neuroscienze i meccanismi cerebrali e la relazione con la creazione di un sistema di intelligenza artificiale adeguato, è lì che eh, ci sarà davvero il problema. Ehm, Parte etico fond, profondo, ma poi anche il problema estetico, il problema di cui si parlava prima riguardo anche alla musica e all'arte. Allora, per, per quanto riguarda questo aspetto più di ricerca, il problema è infatti mh, assolutamente rilevante perché eh, oggi diciamo. Cerchiamo di mettere insieme, specie nell'ambito delle neuroscienze, informazioni che vanno dal punto di vista, partono dal punto di vista molecolare o genetico, con alterazioni nelle funzioni delle cellule e da lì traslarle la, per comprendere meglio come le malattie in qualche modo cerebrali si verifichino e si sviluppino, sia dal punto quindi comprendere meglio il funzionamento del cervello, sia dal punto di vista molecolare quindi strutturale che dal punto di vista uh, di come è connesso ci consente poi dopo da un lato di traslare queste competenze anche in ambito sociale come avete sentito prima nella... ma anche, anche di studiare meglio le malattie perché mal alla fine quello che noi chiamiamo malattia è una variazione di quel tipo di meccanismo no lì in realtà diciamo uh, ci sono stati degli enormi passi in avanti perché diciamo è pratica ormai abbastanza Uh, comune nella ricerca scientifica, quello di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale anche non necessariamente supervisionati, cioè non supervisionati, per cercare di comprendere per esempio come le varie aree cerebrali si parlano tra loro e come magari mettono insieme dati appunto più biologici, molecolari, per cercare di sviluppare dei modelli cioè i modelli di malattia eh, computazionali sono oggi basati appunto sull'utilizzo di tante informazioni lì, eh, non abbiamo più il problema, diciamo, di avere delle informazioni sanitarie, perché diciamo lì abbiamo da poche persone, lì l'approccio è diametralmente opposto, cioè magari noi studiamo 100 soggetti, da quei 100 soggetti però abbiamo tutto. Eh, quindi lì collezioniamo 100 100 persone per ogni persona abbiamo magari mezzo milione di dati e li mettiamo insieme. Questo tipo di elemento uh, ci consente di... E lì ci sono un sacco di finanziamenti da tanti anni ed è andata molto avanti la scienza, cioè comprendere per esempio come le varie regioni cerebrali tra loro si parlano e come la creatività, certe funzioni cognitive superiori si sviluppano e poi si estrinsecano nella pratica, uh, nella vita quotidiana. Diciamo che ha fatto dei progressi da gigante perché oggi, per esempio, si può utilizzare delle risonanze a alto campo, degli studi funzionali di neuroimmagine e andare ad analizzare eh, singoli, piccoli gruppi di cellule, mettendoli tutti insieme. Lì la capacità computazionale diventa essenziale. Eh, eh, per cui, mh, cioè, diciamo, una risonanza di un certo tipo eh, ti può occupare 100 megabyte perché c'hai tantissimi. Quindi, ti servono diversi terabyte di parlo adesso entro in un'altra dimensione, però, per comprendere, magari, come il cervello di 20 persone ha, è interconnesso, quello ti serve per sviluppare un modello e poi calarlo nella pratica uh, scientifica e quotidiana. Certo. Questo tipo di approccio è già molto più avanti. Eh, infatti, quello sanitario arriva dopo uh, perché è basato sulla possibilità di comprendere come funziona il corpo umano e come è interconnesso e ci ha permesso di capire che diciamo certe alterazioni che noi pensavamo essere abbastanza univoche in realtà diciamo sono solo modulate differentemente da un individuo all'altro e quello è un po' la base che c'è eh, nel poi capire dove finisce il normale ed entra poi diciamo quello Quattro che noi nove. chiamiamo malato eh, questo poi dopo sfioriamo forse un ambito più filosofico mm. perché non c'è il normale, non c'è il malato, cioè è solo un discorso di dove mettiamo noi inconsciamente il limite, eh, certo. eh, perché siamo tutti malati e tutti sani, dico certo, io, certo. fino a prova contraria, solo che poi magari nella varianza umana su 8 miliardi di soggetti che sono nel pianeta... Noi diciamo che un certo limite è quello normale, l'altro limite è quello del malato, sì. ma è una volontà nostra, la natura non prevede il malato e il sano, sì. prevede un'eterogeneità perché è intrinseca... Nel... Cioè l'errore sta nel pensare che l'algoritmo ti... Ti... ti incaselli, secondo me dopo lì è un discorso un po' più filosofico nel dire... farti sentire malato, secondo me quello è un problema. Che c'è un rischio in questo, però eh, sicuramente lo studio nelle neuroscienze ci ha fatto capire che c'è un una grandissima variabilità e che tutto questo è comunque sano, Dico, certo. anche in ambito psichiatrico. Per chi diceva prima del SER, non è che il cervello di uno schizofrenico sia funzioni sia bacato è che ha delle connessioni che non funzionano bene, che gli impediscono di sviluppare delle capacità critiche di autovalutazione. Ma non è che uno, un bambino con un disturbo dello spettro autistico ha un, un buco nel cervello, no, il cervello è uguale. Infatti, eh, molto spesso eh, c'era prima la percezione che ci fossero delle alterazioni. Invece, oggi si è visto che è solo un problema di connessioni. Eh, il problema della connessione dipende, e poi viene impattato anche dai, dalla terapia, perché impatta sulle scelte terapeutiche. Certi farmaci che prima davamo in ambito neuropsichiatrico. Impattavano negativamente sulla scapacità di apprendimento di strategie diverse e quindi cronicizzavano i pazienti. Oggi si cerca di evitarli anche nelle persone anziane perché in qualche modo bloccare, eh, dico io, tipo qualcuno vuole <ride> assumere cuculo, like, questi approcci qui tendono poi dopo sono forse non più tanto etici perché tu dovresti cercare di stimolare sempre lo sviluppo della capacità. Questo l'abbiamo imparato dalla neuroscienza e dall'utilizzo di queste tecniche in ambito uh, imaging e strutturale negli anni. Certo. Meno, meno lobotomie comunque. Eh, Un'ultima domanda perché siamo veramente in, in chiusura. E, e... Prego, sarò, sarò breve. Io sì. sono un medico più o meno felicemente in servizio ancora. <ride> eh, sono uno specialista in riabilitazione. Volevo chiedere, visto un po' il livello. Anche può dei relatori, togliere la maschera, per favore così si sente? Grazie. Volevo chiedere anche, visto il livello dei relatori, se può fare un punto sul, um, sull'aspetto relativo alla difficoltà dell'individuazione dell di una metodologia di addestramento della macchina, che è un problema secondo me che in un certo senso può rallentare il fatto che l'intelligenza artificiale si sviluppi in modo diciamo, più difficoltà veloce difficoltà di addestramento della macchina me della, meto della metodologia più certo perché capisco no, molto di... interessante questo Ma allora diciamo per esempio l'allenamento dell'algoritmo è l'elemento chiave perché nel senso che l'algoritmo devi farlo girare su un campione per poter sviluppare un modello che sia sufficientemente numeroso e sufficientemente ricco di variabili Ora, qual è il limite eh, di quante variabili metterci dentro? Questo ancora, diciamo, è ancora un, po', eh, un, po delle, un aspetto che non è stato valutato appieno, nel senso che diciamo, se uno vede la letteratura, specie in ambito sanitario, eh, e fai certi tipi di analisi, di estrazione di dati, vedi che tante volte la gente ha utilizzato dei campioni troppo piccoli, non c'era abbastanza varianza. Cioè, adesso forse divento un po' tecnico, però dal punto di vista matematico eh, il problema è che per allenare un algoritmo in maniera adeguata devi avere più variabilità possibile. Mentre invece in ambito medico noi ragioniamo in maniera dicotomica. Tu, cioè, come dicevo prima, tu stai bene oppure stai male. Ci sono due variabili. Cioè, così così non esiste. Mentre invece l'algoritmo deve essere allenato mettendoci dentro tutta l'eterogeneità. È un limite nel senso che se tu non hai consapevolezza che tu ci hai messo dentro veramente a tutto quello che è lo spettro di quello che può essere eh, la variabilità tra virgolette dell'umano che è probabilmente infinita perché la natura presente però almeno di quello che è ragionevolmente prevedibile nel, nel tema che, di cui ti stai occupando eh, è chiaro che poi eh, diciamo ti scontri contro, con algoritmi che ti tirano fuori delle dei risultati che non sono eh, necessariamente molto validi, è un po' quello che dicevi prima tu rispetto a Google: no? metti dentro il sintomo, però l'algoritmo non è allenato a, a chiederti: Beh, dammi un altro sintomo perché questo sintomo mi è insufficiente e allora ti tira fuori. Certo. Ma eh, richiede un sacco di risorse, e ed direi, e questo è questo il motivo per questo, cui dicevamo eh, certo, prima eh. ci servono un sacco di soldi. Perché eh, alla fine per poter tirare dentro devi prendere delle persone che fanno solo quello. Perché non è che tu lo puoi fare nel contesto della tua attività normale, ci vuole della gente che lavori solo su quello sì, sì, e sviluppare. Perché, e questo è sicuramente uno degli elementi più critici. Certo, Google probabilmente li usa, anche se teoricamente. Per motivi di privacy non dovrebbe utilizzare i tuoi, dati i tuoi dati che metti dentro. Però, come anche Apple con tutti i tuoi dati della frequenza cardiaca, se c'è l'Apple Watch e così via, probabilmente li usa per sviluppare degli algoritmi. No, basta, la... basta guardare, chiudiamo questa cosa: ma basta guardare, diciamo, quanto in, eh, il riconoscimento facciale che in Cina è particolarmente sviluppato, richiede. Eh, in termini di eh, esempi. Eh, se voi eh, chiedete anche a Google semplicemente quante immagini devono essere caricate perché ci sia un riconoscimento facciale adeguato, siamo nell'ordine di miliardi. Cioè, per riconoscere la, 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 la faccia del dottor De Gobbi, io devo avere dietro un carico di dati. Incredibile. La Cina se lo può permettere perché fa finanziamenti. Però lì la differenza è che mentre noi, il dottor De Gobbi, se si prende la sua foto di quando aveva dieci anni, il nostro cervello lo riconosce, l'algoritmo non la riconoscerà ah, no. mai, certo. perché la nostra capacità della memoria di immagazzinare il nostro cambiamento temporale è molto superiore. E certo. Ed è quello, poi dopo chiaro anche no, la, la modalità di riconoscimento della perché noi li utilizziamo, no, no, non delle... apriamo cioè, queste cose, perché, no? Però se, è un elemento se, essenziale perché, se, no, perché la okay. componente della memoria emotiva eh, è, certo. è sicuramente molto saliente nell'umano ed è zero nell'intelligenza artificiale perché non ci puoi attaccare un valore, una valenza emotiva che però invece è essenziale nella natura. Eh, quindi bene, vi ringrazio moltissimo. Ringrazio voi. <ride> L'applausometro ha dato il suo risultato positivo. Il suo risultato, oh. eh. Quindi l'algoritmo dice io. <ride> posso comunque... dire che abbiamo un algoritmo naturale che è l'applausometro. Eh, grazie davvero, eh, grazie, grazie al pubblico. Ci vediamo alle 15 per l'ultima sessione di questa seconda edizione. Parleremo di lavoro, cambiamento di lavoro. Eh, tutto ciò che l'intelligenza artificiale ha provocato di buono e di cattivo nell'ambito delle relazioni di lavoro ci sarà eh, qui a parlare un'industria avremo un responsabile di una grande azienda eh, internazionale che sta a Oderzo e che si occupa e, ut e utilizza l'intelligenza artificiale avremo un giovane, un giovane ingegnere che si è inventato un nuovo lavoro con l'intelligenza artificiale e quindi abbiamo lo scenario pronto Grazie ancora, eh, ci vediamo grazie. Grazie.